Buongiorno a tutti, mi sentite? Buongiorno. Buongiorno, sì, sentiamo. Sì, buongiorno. Dovremmo esserci tutti. Perfetto, bentornati. Spero che siate riusciti a digerire la parte di ieri. Vi ricordo che abbiamo ancora un pezzettino, ero leggermente in ritardo, ma va bene così perché la causa del ritardo erano le vostre domande, per cui fatene, perché ritardare così è un piacere. Mi scuso Buongiorno a per il tutti. controluce, ma ho una finestra alle spalle e c'è poco da fare. Oggi a Varese c'è il sole e mi entra dalla finestra, quindi non è tanto importante vedere me, ma quello che metterò tra poco sullo schermo. Dicevo, vi ricordavo che abbiamo ancora un pezzettino da ultimare rispetto alla parte di ieri, lo faremo quanto prima, poi proseguiamo. Vi ricordo che oggi abbiamo solamente mezza giornata, quindi chiuderemo a mezzogiorno, il che vuol dire che nel pomeriggio, se avete tempo, potete anche mettervi lì a provare un attimino da soli per avere degli spunti su cui poi possiamo ragionare domani, che ci porta via invece tutta la giornata come ieri. A questo proposito, fino a quanto abbiamo visto ieri, domande, dubbi, la notte ha portato delle perplessità. Prego. Sì, io volevo chiedere una cosa. Per quanto riguarda i progetti, è lo stesso se noi invece di utilizzare il file, di script basico utilizziamo la Markdown? È assolutamente la stessa cosa. Ok, perfetto. Cioè, allora, il progetto è un barattolo, è un Ok. contenitore, no? Poi, così come in un barattolo ci posso mettere dentro le crocchette per il cane, la marmellata o del dentifricio, scusate, sono le prime tre cose che mi sono venute in mente, posso anche mescolarle. Ecco, il progetto funziona così. Lo vediamo magari meglio perché era una delle ultime cose che abbiamo Ok. toccato ieri. No, no, anzi, giusto per rinforzare il concetto, io normalmente, quando tipo da 3 o 4 anni, quindi anch'io sto aggiornandomi, no? Non avevo mai usato il Markdown, poi mi sono reso conto che il codice che scrivevo in certi casi conteneva più commenti che codice. Questo è un buon elemento diagnostico. Se state scrivendo nel codice per trattare dati per vostro uso e consumo, come già detto ieri, limitate i commenti a quelli che possono servire a voi stessi, la vostra versione nel futuro, per riuscire a rimetterci la testa quando dovete fare manutenzione a quel codice. Ma se dovete condividere il lavoro, se siete quello che analizza i dati nel vostro gruppo di ricerca, per esempio, con altre persone, allora c'è una storia da raccontare su quei dati, e allora la cosa migliore è fare Markdown. Non solo, ma nel progetto a questo punto non viene incorporato solo il sorgente Markdown, ma anche l'HTML, il PDF, il PowerPoint Ok. e tutti gli addentellati che adesso vengono fuori. Quindi è veramente un contenitore. Perfetto, Ok, grazie. niente, altre domande? Sì, buongiorno, Giovanni, volevo sapere se puoi, scusa, un attimo, spiegare come chiamare su R file path e trovare Ah, lo la rivedremo cartella. alla nausea. Ok, Lo rivedremo alla benissimo, nausea. È benissimo. talmente una prassi standard, almeno per qual è il mio modo di lavorare. R non ti obbliga a fare nulla se non a rispettare la grammatica, ok? Quindi qui siamo già, vi ricordate, no? L'alfabeto, il vocabolario, la grammatica, la sintassi, lo stile. Ecco, qui siamo già a un livello di stile. Cioè, io ho l'abitudine di scrivere così i miei programmi. L'abbiamo visto per qualche minuto ieri, no? Ma non è possibile invece scrivere nel comando che apre il file Excel tutto il percorso? Sì, è possibile, funziona benissimo, anzi, scrivi tutto in un'unica istruzione. Quindi sembra più comodo. In realtà è di una scomodità bestiale, non te ne accorgi subito. Nel momento in cui tu devi usare quel codice lì, per aprire un file con un nome diverso. Però devi ammazzarti di prova e cambia, no? Comunque la rivedremo questa tecnica di programmazione parametrica. La si può usare non solo per i nomi dei file, anche per far riferimento ai nomi delle colonne di un data frame. Cioè, la logica che c'è dietro, adesso la vediamo da un punto di vista teorico, ma
tenete gli occhi aperti, perché succederà molto spesso in tutti gli script che esaminiamo, proprio, io lo uso come prassi, ragione in termini di segno a posto, non dico la colonna numero 3, perché potrebbe, l'ordine delle colonne potrebbe cambiare, quindi le colonne le chiamo per nome, visto che ce l'hanno, ma se io devo lavorare in maniera iterativa su più colonne di un data frame, c'è una variabile che in quel momento contiene il nome della colonna che è di turno. Non so se il concetto teorico è chiaro, poi in pratica, guardando poi il codice, forse è più intuitivo. Va bene, allora, grazie. Intanto io comincio a portarmi avanti condividendo lo schermo. Così ci rimettiamo in pari con quanto stavamo combinando. Ieri dobbiamo finire di dare un'occhiata al nostro primo progetto, quello, se vi ricordate, sul fingerprinting dei campioni di legumi, giusto? Ecco, perché me lo chiedevo un attimo fa, rieccolo qua, riga 6, riga 7. È sufficientemente grande la dimensione del carattere sullo schermo, leggete tranquillamente? Sì. Ok, perché non lo so, io sto guardandolo su uno schermo da 24 pollici da una parte e su un portatile da 13. Lo vedo sul portatile da 13 senza occhiali, quindi dovrebbe essere leggibile, ma non so con che strumento state seguendo, siete in 30, ci sono 30 possibilità diverse. Allora, giusto per ricapitolare, guardate un attimo nella parte qui a destra dell'editor, dove sto muovendo il mouse, dove c'è il cosiddetto outline. L'outline non si forma da solo, vi ricordate? Ciò che compare nell'outline c'è perché sto usando i commenti, per esempio questo, che ho evidenziato, in un modo specifico. Cioè, digito il carattere che apre un commento, il cancelletto, qua ne ho battuti 4, ma perché è un pezzo mio, ne è sufficientemente, sufficiente uno. Casomai poi vediamo cosa succede battendone più di uno tra un secondo. Scrivo quello che devo scrivere, come se fosse il titolo del capitolo di un documento in Word, per intenderci. E poi digito almeno 4 caratteri, non a caso, o il meno o l'uguale, sostanzialmente. E allora a questo punto RStudio, ripeto, RStudio non R, riconosce questo costrutto come un commento, sì, ma come un commento che è degno di essere ospitato nell'outline. Questo, vi ricordo, permette di navigare velocemente nel codice quando rimette le parecchie linee. C'è anche un altro modo. Se guardate qua in basso, dove ho il mouse adesso, nell'editor, c'è una scritta. Se la cliccate, guardate chi si vede, come menu a tendina, le voci che ho nell'outline. Se dichiarate delle funzioni, se create delle funzioni, anche queste compaiono. Quindi, diciamo così, gli appigli per fare dei salti da una regione all'altra del codice che sto scrivendo ci sono almeno in due modi. Quindi se avete uno schermo piccolo potete lavorare così. Se avete uno schermo un attimino più spazioso potete tenere aperta l'outline. Poi, vabbè, si sa, le interfacce si possono ridimensionare, quindi potete metterli comodi come siete, come preferite. Allora, rifacciamoci un attimo per fare mente locale a quello che era il ciclo base di una qualunque procedura di analisi dati. Poi, se vi sentite di fare diversamente, fate pure. La questione è che quasi tutti quelli che scrivono procedure di analisi dati in qualunque linguaggio più o meno seguono questo modo di fare, il paradigma, se vi ricordate, era quello del ciclo di lavatrice, no? Il prelavaggio lo fai per primo e la centrifuga la fai per ultimo, l'acquisizione dati la fai per prima, la restituzione di eventuali grafici o elaborati tabulari la fai alla fine come sintesi del processo analitico che hai fatto nella parte di mezzo, il lavaggio della procedura, no? Allora, le commenti che ho usato formattati in questa maniera, sto di nuovo riepilogando le cose che avete visto velocemente ieri pomeriggio alla fine della lezione, mi servono come capisaldi per
passare da una sezione all'altra del mio programma di trattamento dati, no? E quasi sempre sono nell'ordine, e qui l'analogia con il programma di una lavatrice, ahimè, c'è proprio, il caricamento, se necessario, quasi sempre sì, dei package che servono per questo script qui, l'accesso ai dati, cioè leggere il file di dati, importare il file di dati, mettere ordine nel file di dati, il condizionamento, notate che intanto qua nell'outline viene evidenziato il punto in cui trovo, una analisi esplorativa dei dati, può essere opzionale, ma fa sempre bene dare un'occhiata ai dati, abbiamo già citato il modus operandi che fu sviluppato un po' in controtendenza negli anni 70 da John Tukey, che oggi è quello che va per la maggiore, chissà perché, evidentemente funziona. E poi, vabbè, qua mi fermo perché si andrebbe avanti con la parte analitica, cioè qua finisce la parte più strettamente di trattamento dati, di data science, se vogliamo chiamarla così, e comincia la parte di cara vecchia analisi statistica. Ma qua mi fermo perché, se vi ricordate, andiamo a guardare nella cartella di progetto la documentazione, c'era un file leggimi, quello che serve l'ho evidenziato, quindi mi sono fermato lì, cioè penso di aver svolto il compito che mi era stato chiesto, è quella di organizzare dei profili, no? Cioè di fare dei grafici sostanzialmente, dei fingerprint medi, dei campioni. Ciò visto, torniamo quindi al nostro problema, perché io fin qua ho semplicemente fatto l'accesso ai dati e li ho acquisiti. Nota bene che in questo momento, se guardiamo nell'environment, nel workspace R, in questo momento questa sessione di R che sto condividendo con voi non ha niente, c'è scritto anche environment is empty. Perdonatemi se questo vi fa stare un po' a disagio, ma io normalmente, oltre a usare la tastiera americana, o come qualcuno di voi quella inglese, non una tastiera italiana, tengo anche tutte le interfacce non nella mia lingua nativa, ma in inglese. Inglese americano, perché è nel 99% dei casi il modo in cui qualsiasi programma per computer viene concepito. Quindi se devo andare a leggere su qualche forum, qualche documentazione tecnica, quali comandi dare, è molto probabile che li trovi in inglese anziché in italiano. Purtroppo la maggior parte del mondo ha scelto l'inglese come lingua franca. Va bene, perché una volta era il tedesco e un po' di tempo fa era il latino e prima ancora era il greco. Quindi tutto sommato non c'è da lamentarsi, no? Se invece voi avete i menu in italiano nazionalizzati, internazionalizzati, ecco, magari la cosa diventa un attimino più complicata. Quindi se lavorate in un contesto dove non ci siete solo voi ma anche altre persone, vi conviene non solo scrivere i commenti in inglese, se qualcun altro non italofono legge il vostro codice, R lo sappiamo tutti, ma quello che c'è scritto nei commenti, se io mi ritrovo scritti in ungherese, perdonatemi, ho dei limiti in ungherese, non lo so, non so neanche se si legge la destra o la sinistra o al contrario, no? Quindi cercate di fare in modo che tutto quello che producete sia il più condivisibile e comprensibile possibile. Giusto per darvi un appunto aneddotico, è molto frequente nel software libero, anche RStudio sono software liberi, quindi il codice sorgente è liberamente disponibile, è molto frequente il caso in cui qualche programmatore contribuisca a un progetto di software libero e il suo contributo venga rifiutato seccamente perché ha i commenti che non sono scritti in inglese. Cioè, è un paradosso, perché il software che viene scritto funziona, magari è scritto anche molto bene, ma i commenti non sono comprensibili. Quindi se qualcun'altra persona un giorno dovrà fare manutenzione a quel software lì, sarà assolutamente perso, perché dovrà metterci 10 volte più tempo per capire cosa fa quel codice, perché i commenti non aiutano, anzi generano confusione, quindi non sono questioni secondarie. Allora, torniamo al nostro script, possiamo eseguire le prime due fasi, no? Quindi clicco sull'outline per portarmi in questa sezione, evidenzio questa parte e clicco su Run, oppure se, come vi raccomando, preferite usare la tastiera, Ctrl Enter. Ecco qua, come vedete qui in console in basso a sinistra sono state eseguite queste due istruzioni e non è successo niente.
almeno non si vede nulla, se in realtà quei due package, quelle due libraries sono state caricate, perché la console di Area non mi ha generato nessun messaggio. Parentesi, se qualcuno di voi ha già cominciato a lavorare con Tidyverse o con i pacchetti del Tidyverse, questi pacchetti sono parecchio chiacchieroni, cioè quando vengono caricati addirittura a colori danno un segno della loro presenza, quindi si sta un po' perdendo questa tradizione del linguaggio R di essere estremamente laconico, no? È vero che non ci sono più le connessioni telefoniche a tempo, però comunque il tempo è prezioso, non sta lì a perdere tempo per vedere delle scritte. Io mi aspetto di avere una scritta sullo schermo della console se e solo se è successo qualcosa di serio, cioè minimo un warning o quindi il programma ha fatto quello che doveva fare ma ha inciampato qua e là, ma tutto dovrebbe essere a posto, piuttosto che un errore, cioè il programma è abortito, non ce l'ha fatta andare. Ma se io carico una library, sullo schermo mi compare hai caricato la library, ecco, sarebbe anche meglio non comparisse niente. Non ve lo spiego perché non è una buona pratica di programmazione, ma esistono dei comandi per poter silenziare le librerie. Il problema è che non vi silenziano solamente il ehi là, ciao, mi hai caricato, ma anche i messaggi d'errore, quindi è meglio evitare di silenziarle. Piuttosto sono quelli che sviluppano le librerie che dovrebbero evitare messaggi pubblicitari, no? Quindi abbiamo caricato le nostre librerie, in particolare caricando la prima riga 2 di Excel. Adesso noi disponiamo del comando per leggere i file di Excel, che si chiama così, sto evidenziandolo in riga 7, si chiama read-excel. Qualcuno mi chiedeva, ma il tratto basso, ma fa il punto cat con il punto? Non ha un senso, cioè sono come l'analogia di ieri, le parole magiche che impari al primo anno a Hogwarts, per chi ha letto Harry Potter o ha visto il film, no? Se l'autore del pacchetto ReadXL ha deciso di usare il tratto basso, si usa il tratto basso perché non possiamo farci niente, ha deciso di dare i nomi alle cose così questo sconosciuto che ha creato il pacchetto. Chi ha creato i comandi tipo file path del pacchetto base dr ha deciso di usare il punto, purtroppo è così. Quindi non è che il punto, il tratto basso ha un significato specifico in R, no, è un carattere come la L maiuscola, no? Lo si usa quando serve, lo si usa quando si vuole. Quindi qui usiamo quella tecnica riga 6 e riga 7 di cui abbiamo discusso quei 10 minuti fa per immagazzinare il nome del file, immagazzinare come stringa di caratteri, non c'entra niente col file, è una scritta, R non sa cosa sia, per R è semplicemente una variabile di tipo testo, che poi diamo in pasto in riga 7, eccolo qua, l'ho evidenziato, come argomento della funzione readXL, cioè readXL, aperta parentesi, qual è il file, che è il parametro path. No? Non scrivo lì, così ripassiamo come avevate richiesto, no? Non scrivo lì, anche se sarebbe il posto giusto, il nome del file esplicitamente. Rimando a una variabile, che è questa, che vedete qua nell'environment. Cioè uso una variabile come segnaposto. Apri il file, quale? Non lo so, l'ho scritto di là, vattelo a guardare in quel segnalibro. Questo è il concetto. Spero che sia chiaro il ripasso. Se non lo è, richiedetemelo subito, che lo ripetiamo un'altra volta. Va bene così? È chiaro? Sì. Prego. Un attimo, volevo sapere, ma fisicamente leggo un XLS X, dove lo hai messo? Cioè io lo posso mettere ovunque il mio file, sì, da cercare? Allora, l'abbiamo visto ieri, ma ripassiamolo, sono proprio modi di fare di base, che se non sono acquisiti, sono quelli la fonte di inciampi. Cioè, sono riuscito... Fare. Allora, quando si comincia un progetto... Premesso, uno può gestirsi le cose come meglio crede, non c'è nessun tipo di obbligo in R. In R si può fare anche con qualunque altro linguaggio di programmazione, Python, C, Nada, quello che volete, si può fare quello che si vuole, purché ne si sia coscienti. Allora, io, perché ho copiato da molti altri più bravi di me, ho deciso di fare così. Quando faccio partire una procedura di analisi, cosa faccio? Vado da qualche parte... Sul disco del mio computer, continuiamo a chiamarlo disco perché non esistono più, creo una cartella vuota, nuova, la chiamo
con il nome del progetto, per esempio questa qua l'abbiamo chiamata Legumes, ok? La vedete qui, no? In quella cartella, senza neanche collegare il cervello, automaticamente creo sempre almeno queste quattro cartelle e le chiamo sempre con lo stesso nome. Data, in cui ci metterò i dati, doc, oppure niente, se dati non ne ho, doc, mi sembra un po' strano, ma può succedere, credetemi, doc, in cui ci metto eventuali documentazioni o metadati, una rapportistica che creerò ad analisi finita, faccio creare a R studio il file di progetto, come l'abbiamo visto, ma c'è anche nelle slide, una cartella che chiamo o plots o IMG, che sta per images, immagini, in cui faccio scaricare lì a R i grafici, lo vedremo tra un attimo perché in questo particolare progetto di fingerprinting sui legumi succede proprio questo, e gli scripts li metti in una cartella scripts. Oh, questo, lo ripeto, è il modo che ho deciso di usare io, mi trovo comodo io. Giusto per darvi un'occhiata, se passiamo a un'altra parte del mio computer, guardate questa struttura di cartelle. Cioè, faccio vedere un esempio dal mondo reale, magari sono un po' piccoli caratteri, ci interessa fino a un certo punto, ma se io vado su, su un certo spazio condiviso, su uno dei server del mio gruppo di ricerca, vedete che si vedono, in questo caso sono 304 cartelle e quasi tutte cominciano con un numero tratto basso e una scritta. Ognuna di queste è un progetto di analisi dati, di ricerca o cosa del genere. Se io entro in una qualunque cartella, archivio base data doc, c'è questa struttura di cartelle fisse. Se io entro in un'altra, qualunque altra cartella, ecco questo mio collega che ha fatto pasticci, qui un altro, ecco, vedete, quasi sempre ricorre questa struttura di cartelle, questo scheletro di cartelle, che è comune per qualsiasi progetto, ho visto la mano, Erminio, un attimino, per qualsiasi progetto di ricerca. Quindi conviene usare questa struttura, questa scaffalatura, si chiama proprio scaffolding, questa tecnica informatichese, per avere i dati organizzati al meglio e sempre nello stesso modo. Quindi, quando mi arriva il file Excel, in questo caso io l'ho messo qui, sto usando il pannello Files di RStudio, ma potrei usare le risorse del computer sulla macchina Windows, no? RStudio ti permette anche di lavorare con i file, quindi l'ho messo qui. Okay? Quindi, rispetto alla cartella progetto, che è Legumes, sotto cartella data, il mio file l'ho messo qui. Allora, nella riga 6 del mio programma costruirò, la vedete qui nell'environment, una stringa di testo che può essere usata come nome di file. E quindi in riga 7, quando userò il comando per leggere il file Excel, che usando un po' di buon senso, se ho un comando che vuole leggere un file Excel, la X della F di X sarà dove diavolo è il file. E quindi gli passo quel valore. Spero di avere spiegato il percorso, ma se non è chiaro richiedetemelo, lo posso spiegare ad nauseam. Quindi è un misto tra un mio personale modo di organizzare le cose su disco, che nel corso della mia attività professionale mi sono trovato ad aver sviluppato, perché così lavoro più comodo, e degli strumenti, il comando read Excel per esempio, o il concetto di progetto di RStudio che mi forniscono invece R ed RStudio. Ho visto altre due mani alzate, prego Erminia. Scusa, l'organizzazione mi va benissimo, la trovo molto funzionale. Ho perso, perché no, purtroppo non, nel mio computer non si sente bene, la voce rimbomba molto. Nella cartella documenti cosa si mette? Allora, in questo caso la cartella documenti, nella mia testa ci metto l'eventuale, in questo caso c'è, metadocumentazione che mi arriva insieme ai dati, cioè il foglietto di istruzioni per capire i dati che ci sono in quel foglio, che è una cosa abbastanza rara, invece chiunque maneggi dei dati dovrebbe imparare a documentarli. Cioè il tuo readme? Sì, il readme. Okay. Ma adesso ve ne faccio vedere un altro caso,
non uso il, no, proprio, scusate, ci vuole un po' di tempo, ma è meglio così. Lo faccio con il browser, con le risorse del computer, il pannello file, per intenderci, no? Cambio cartella, vado in una di quelle cartelle progetto, vediamo un po', prendiamo un progetto corposo, un progetto che è in atto da diversi anni, fatemene trovare uno, devo andare un attimino a memoria, ecco questo, per esempio, questo è un grosso progetto Interreg. Vedete che le cartelle ci sono, ma ci sono anche dei file che sono stati messi lì per essere a portata di mano, no? Se io vado alla cartella doc, cioè c'è un sacco di roba, addirittura ci sono sotto cartella papers, ci ho messo degli articoli scientifici di riferimento per alcune degli step della procedura analitica che in questo progetto mi si chiede. Ok, e ovviamente tu le altre cartelle, parte diciamo queste di default, le puoi aggiungere anche in corso d'opera, no? Ah, assolutamente sì, anzi ti dirò di più, questa struttura di cartelle, che non sono le quattro che stiamo usando qui, sono una dozzina, ho cominciato a crearla ancora da studente negli anni 90, ma non usavo R, cioè è per organizzare i dati di un progetto, e in corso d'opera e nel corso di questi ultimi 30 anni sono arrivato a quella struttura lì. Magari se vi chiedo di darmi una mano perché la memoria mi fa acqua, se mi mandate una mail per ricordarmelo, vi posso mettere nello spazio condiviso in Google Drive un file readme che, se ci fate caso, è quello che metto, eccolo qua, è quello che metto in tutte queste cartelle. Perché? Perché ha dentro, dov'è? Eccolo qua, eccolo qui, lo vedete qui in R, cioè in italiano tra l'altro, quindi data da lunga pezza, perché allora ragionavo ancora in italiano, c'è il nome della cartella e che cosa c'è scritto dentro. Quindi non è le tavole della legge, per l'amor di Dio, però questo è un buon esempio, anche perché ho collaudato da parecchio tempo, di come strutturare, qua se non mi piace chiamarla archivio o base, o non usate dei programmi per computer per fare cartografia, di metà di quelle cartelle non avete bisogno. Apro e chiudo parentesi, R è anche un ottimo programma per fare cartografia, è quello che tocca fare. Quindi se mi mandate una mail come se fosse un post-it, Damiano per favore ti ricordi di metterci il file readme per il tuo scheletro di cartelle, non me lo dimentico e ve lo metto. C'è un'altra mano alzata. Sì, prego Stefania. Sì, buongiorno. Allora, io ieri avevo provato a fare questi passaggi e mi sono bloccata perché quando ho dato run su Library Read Excel non lo trovava, diceva error in library. No, esatto. Abbiamo detto ieri, tu ti è venuta voglia, nel bene o nel male, di rileggerti Anna Karenina, ma nel tuo scaffale in soggiorno quel libro non c'è. Sì, appunto, quindi mi mancava questo passaggio. E devi installare il pacchetto. Ecco, volevo dirti solo che io ho un Mac e nel RStudio che ho scaricato, nella parte bassa dove tu hai files, plots, helps, eccetera, sì, io ho anche packages. Certo, ma non è perché è un Mac, chissà perché tutti quelli... Io ho smesso di usare il Macintosh ai tempi del Classic in bianco e nero. Invece io mai, perché... Chissà perché tutti quelli che hanno un Macintosh dicono che hanno un Macintosh. Io no. Quindi, non fa differenza che tu abbia un Macintosh o qualunque altro tipo di sistema. R è neutro, è laico, ed è una cosa bellissima. Sì. Allora, sono io in questo caso il pervertito che quando installo RStudio lo riconfiguro per non far comparire qui il packages, non lo voglio, perché mi crea problemi, so che è fonte di problemi su sistemi che vengono usati da più persone. Se è sul vostro computer personale, come succede nel 99% dei casi, usate quel tab packages, non crea problemi se state lavorando su un calcolatore di qualunque tipo, perché R è uguale per tutti, se lo usate solo voi. Perché se usate il pannello packages, che qua non c'è, ma su tutte le altre installazioni di RStudio c'è, perché quello è il default, vi installa i pacchetti addizionali non insieme a R, ve li installa
in una cartella nascosta della vostra cartella personale, che se siete l'unica persona ad usare quel computer va benissimo. L'avevo già detto ieri, ma ve lo ripeto, segnatevelo casomai doveste gestire un'installazione R che viene condivisa da più persone, cioè da due in su, da due utenti in su, comincia questo problema. Perché? Perché continua a essere vero che il pannello package installa i packages negli spazi personali di ciascun utente. Quindi vuol dire che quei 5 utenti lì, paradossalmente, hanno tutti e 5 il pacchetto Pinco Pallino, ma non c'è niente, nessuno che garantisca che abbiano tutti la stessa versione. Capite qual è il problema del pacchetto Pinco Pallino? Per cui a me il codice funziona, a te siamo addirittura sullo stesso computer, rientro, faccio login con le mie credenziali, vado a far girare RStudio il computer lo stesso e non va. Perché? Perché i pacchetti sono diversi. Capite che se lavorate da soli, sono io il primo a dire chi se ne frega, no? Ma se si lavora in più persone, questo ti succede se sposti tutto sul computer di un altro, no? È più comprensibile, è quasi scontato che non ci siano certezze sul fatto che abbiamo la stessa versione di R, abbiamo la stessa versione dei pacchetti e così via. Più delle volte la cosa non costituisce un problema. Per alcuni pacchetti molto recenti, che sono in corso di sviluppo, conviene tenersi aggiornati. No? C'è una certa resilienza. Per farvi capire, è stato annunciato nel 2020 che al 31 dicembre 2023 alcuni pacchetti fondamentali per fare cartografia in R sarebbero spariti per il semplice motivo che chi li ha creati andava in pensione. No? È successo, ma con quei 3 anni di preavviso. Quindi sì, se devi installare ReadXL, fatelo tranquillamente con il pacchetto, con la linguetta packages, oppure, scusatemi se sono pedante, prendete l'abitudine di andare sulla console e di scrivere install.packages, tra parentesi, tra virgolette, il nome del pacchetto. È la stessa cosa, un pochino più laborioso, ma avete più controllo. Spero di avere risposto a... Sì, grazie mille, grazie. Ricordatevi sempre, sembra banale, ma in realtà fa differenza, è un concetto che è un po' ostico da capire. Invocare un pacchetto, library, nome del pacchetto, installare un pacchetto. Sono due cose ben distinte. Lo si installa una volta nella vita del vostro computer, a meno che non scoppi tutto, e lo si usa tutte le volte che volete. La metafora del libro dovrebbe rendere giustizia. Altre due mani alzate, Michael, prego. Grazie. Allora, una domanda su riguardo file path. Io mi ricordo una volta addirittura avevo utilizzato file.choose perché l'idea era, diciamo, dare... File choose è un'altra cosa. Sì. Ok, funziona solo su Windows. Ah, ok, ecco perché. Perché lanciandolo, diciamo, su uno script, l'idea era poter inserire, diciamo, in modalità interattiva le variabili per poter standardizzare, diciamo, lo script, lanciarlo come unico blocco e inserire man mano che correva soltanto le cose che cambiavano, che so, il file, il numero di colonne, eccetera, eccetera. Sì, il problema era che lanciando la singola riga andava, ma lanciando l'intero script no. Quindi allora, lì dipende da che cosa fa l'intero script. Abbiamo parlato ieri mattina di debugging, no? Grazie per lo spunto, poi magari lo vediamo nei dettagli. Cosa succede? Quando il tuo programma, nel nostro caso in R, ma anche questa è una cosa generica, teoria dei linguaggi, vale per qualunque linguaggio di programmazione, quando il tuo programma si inceppa su quella riga lì, sicuramente non è quella riga lì che crea problemi. Potrebbe essere un'istruzione data 1000 righe prima. Okay. Cioè, se tu hai un paragone di tipo automobilistico, se tu hai la leva del cambio che balla un po', ma dici chi se ne frega, ma magari a un certo punto ti resta in mano quella leva del cambio, ok? Ma non è che sei rotto in quel momento lì, era già rovinata magari mesi prima. Quindi la difficoltà nel debugging, nel tuo caso specifico, è riuscire a capire quando, sicuramente nelle istruzioni precedenti, ma magari molto lontano dal punto in cui il programma si blocca, sono state create consapevolmente, ovviamente, mica lo fai apposta, le precondizioni per cui quel comando non va. Apro e chiudo una parentesi. Fare uno script che abbia delle caratteristiche di interattività non è quasi mai una bella idea, perché io creo un programma, una procedura di analisi perché vada da sola.
Ah, okay. Non è quasi mai previsto che ci sia un umano seduto davanti al computer, se no tanto vale continuare a usare Excel, no? Quindi okay. Chiedere qual è il nome del file, no, glielo metti dentro nel programma. E qui, chiudiamo il cerchio, c'è quella tecnica di programmazione parametrica. Quindi se io devo far correre quel programma su più file, diventa comodissima questa cosa. Perché? Perché faccio correre il mio programma mettendo qua il nome del mio file. Poi vado di nuovo qui, cambio il nome e faccio correre il programma. Oppure, ne vedremo un esempio, se devo far lavorare il mio programma su più file, anche lì è una questione di organizzazione dati, io metto tutti i miei file di dati in quella cartella che ho deciso di deputare solo e soltanto all'immagazzinamento dati e il mio programma in R comincerà con vai in quella cartella, fai l'elenco di tutti i file Excel presenti e ripeti per ognuno di essi. Ok? Poi lì bisogna vedere nel tuo caso specifico, Michael, se si può fare o no, come affrontare il problema, no? Possiamo anche ragionarci su, magari basta una mail. Federica. Sì, volevo chiedere una cosa sull'accesso ai dati, cioè è obbligatorio, tra virgolette, dover creare la variabile data file, cioè posso fare direttamente il comando read Excel? Puoi fare quello che vuoi, l'avevo anche scritto, avevo anche modificato il codice per farlo, lo puoi fare. Ok, e poi cioè, quindi specifico, per esempio, read Excel, tra parentesi, path con la directory praticamente? Lo scrivo qua, nella riga numero 9, ok? Data. Sì. Freccina, ops, scusate, data freccina, read, e ciao, read Excel, ok, e direttamente, guardate cosa ho scritto, data, giusto? Sì. Ora premo, non lo vedete, ma premo il tasto tabulatore sulla tastiera, e automaticamente, anche questa è una caratteristica che c'è su qualunque sistema Unix, quindi R lo fa anche Windows, il completamento dei comandi, cioè io... Scrivete qua cosa ho scritto, era questo quello che tu avresti chiesto di, se si può fare o no, si può fare. Sì, l'unica cosa è che non capisco perché per forza devo fare data freccina, cioè creare questa variabile. È un percorso sul file system, cioè fatemi tornare indietro. Ciao, scappato qui. Cioè, devo mettere data legumes perché il mio file sta lì. Il fatto di creare la variabile data prima della freccina, quindi qui questo è un altro problema ancora. Allora, se io do un comando, che è questo che ho evidenziato, che legge un file Excel, ciò che viene letto dove lo metto? Quindi imparate a fare questi esperimenti. Cosa succede se io eseguo solo questo comando, mettiamolo in console. Ops. Lo vedete? Sì. Sto per premere invio. Cosa vi aspettate che succeda? Un errore. Avete visto? Ah, ok, no. Il file è stato letto, è stato creato un data frame e non avendo messo freccine né niente, quello che è stato letto mi è stato usato per sporcare lo schermo e basta. Quindi come se non fosse mai successo niente. Allora io prendo questo comando che so che produce dei dati e a colpi di freccina quei dati li immagazzino in una struttura persistente finché c'è corrente che creo per l'occasione. Ok, in questo caso viene messo nell'environment praticamente. Sì. E ce l'ho ordinati lì. Ok, va bene, certo. Grazie. Creo una nuova variabile in questo caso. Sì. Quindi vedete qua nell'environment che c'è data e viene aperta una sezione, non data con la D maiuscola, vedete, sono dati e valori e ci sarebbero anche funzioni, ma qua non ce ne sono funzioni in ballo, no? Perché nell'environment può esistere di tutto, sono oggetti di diverso tipo, ci torneremo sugli oggetti. Guardate qua cosa faccio in console. Class data. Class è il comando in R per chiedere che tipo di oggetto è. È un data frame. Una matrice di dati. Class data file, che sono le due cose che ho in memoria in questo momento, è una variabile di tipo carattere. Ed è uno scalare perché è lunga 1. Ok?
Quindi io uso degli oggetti R, delle variabili, nel termine corretto, per immagazzinare il nome del file, per immagazzinare il contenuto del file una volta che l'ho letto. Okay? Se no, leggo il file e lo butto fuori dalla finestra. Scusa, okay, se io volessi allora... Prego, prego. Se io dico volessi analizzare quel file, basta allora che metto data, non so, per di... sto inventando un comando, analyze data, e lui automaticamente mi prende il data. Sì, sì. Se avete un attimo di pazienza ci arriviamo, perché dalla riga 12 io comincio a lavorarci su data. Questo l'avevamo già visto ieri pomeriggio, no? Guardiamo un attimo data, poi io lo chiamo data, ma avrei potuto chiamarlo Ciro, no? È un pochino meno espressivo, cioè si capisce meno che cos'è. Ho fatto clic su data nell'environment, mi viene aperta un pannello in cui, più o meno come se fossi in un foglio elettronico, vedo il contenuto. Vi ricordate la colonna origin? Stava a significare da che regione arrivano i miei campioni. Ma non c'è il nome della regione, ci sono dei numeri. E a me non piace, perché sarete anche d'accordo con me che è scomodo, no? Allora avevo tirato sul telefono, chiamato chi mi ha fornito questi dati e mi ha detto: guarda che 1 era la Puglia, 2 la Sicilia, 3 il Lazio. Vi ricordate? Allora qua cosa faccio? Devo fare una specie di trova e cambia. Cioè il comando che vorrei dare è: caro R, vai nella colonna origin del data frame data. Ogni volta che leggi 1 ci metti Puglia. Ogni volta che leggi 2 ci metti, scusate non me lo ricordo a memoria, ci metti Sicilia. Chiaro il concetto? Avevamo visto che il comando per fare queste cose è il comando factor. E qua, come mi stavi chiedendo tu prima, faccio delle cose, ho evidenziato la parte che ci interessa, faccio delle cose a data, data dollaro origin, data, data frame, dollaro colonna. Ci siete? Sì, l'unica cosa che non mi ricordo è perché dovevo mettere il dollaro. Allora, la vediamo magari facendo un po' di teoria più avanti, piuttosto, farei farla oggi così chiudiamo questa parte. Tornando indietro nel tempo alla matematica del primo anno, chi ha avuto la sfortuna di farla? Quando si ragionava di algebra lineare e di matrici, chi vi ha raccontato qualcosa di matematica, come faceva sulla lavagna o su un pezzo di carta a far riferimento a quell'elemento lì, a quella casella lì di una matrice? Qualcuno me lo ricorda? Perché io matematica l'ho fatta prima dell'università nel 1988. Che notazione ci hanno insegnato per far riferimento a un certo elemento di matrice? Panico. Le parentesi quadre, no? Nome della matrice, aperta quadra, riga, virgola, colonna, chiusa quadra, giusto? Ecco, quello è un modo per far riferimento al sistema della battaglia navale, no? Numero di riga, numero di colonna. Le vedremo, le quadre, ma siccome le colonne in un data frame, che è anche una matrice, ma con qualche marcia in più, per esempio le colonne e le righe hanno dei nomi, oltre che la prima, la seconda, la terza, allora io qua posso dirgli: prendi quella colonna lì chiamandola per nome di quella matrice dati lì chiamandola per nome. È abbastanza lungo da dire. Il costrutto grammaticale che si usa in R usa il carattere dollaro, che in questo caso ha un significato ben preciso. Bisogna mettere a sinistra del dollaro il nome del data frame e a destra del dollaro il nome della colonna. Anche questa, se non ci avete mai lavorato, è chiaro che è una novità assoluta, ma non c'è niente di strano, perché è il modo di parlare che si usa quando si parla con le tabelle delle banche dati. Nome della tabella, dollaro, nome della colonna. È identico.
In alcune banche dati si usa il punto, nome della tabella, punto, nome della colonna. In altre banche dati si usano due volte i due punti, nome della tabella, due punti, nome della colonna. Cioè, è questo costrutto grammaticale, in quale contenitore stanno i dati, quale parte del contenitore. Scaffale ripiano. Funziona il concetto del dollaro? Sì, sì. Ok. Cioè, invece di scrivere data dollaro origin, usando la notazione delle matrici, lo scrivo qua in riga 14. Avrei potuto scrivere questa cosa qua, con le quadre. Data, che è il mio contenitore di dati, eccolo qua, lo apriamo, vedo i nomi delle colonne. Vedete che qui c'è data, dollaro origin, dollaro acetone, dollaro metilacetato. Lo usa anche R stesso per farci vedere cosa c'è dentro nel data frame data. No? Qua, siccome è una matrice, mi hanno insegnato al primo anno d'università che si lavora con le quadre, con la virgola, allora matrice data, apro una quadra e dovrei scrivere qualcosa dove vedete che lampeggia il mio cursore. Una volta aperta la quadra dovrei dire qualcosa che ha a che vedere con le righe, giusto? Poi virgola e le colonne, ma siccome non ho niente da dire sulle righe, cioè mi servono tutte, batto subito una virgola, entro nella zona a destra della virgola in cui posso dire qualcosa sulle colonne e metto il nome della colonna che mi serve. Ok, ok. Avrei potuto anche fare così, data virgola 2, perché? Perché in questo momento della nostra vita la seconda colonna è origin, ma non c'è niente, nessuno che ci garantisca, perché potrei cambiare l'ordine delle colonne. Non lo cambia da solo R, dovete dare dei comandi per farlo. Però capite che qua il mio comando diventa alquanto criptico, difficile da capire, perché prendi la seconda colonna della matrice data. Perché? Per chi è la seconda? No? Se invece vi dico così, prendi la colonna origin, ho capito cos'è, perché il nome di quella colonna origin non è a caso. Allora a questo punto, se devo chiamarle per nome, è molto meglio usare la notazione col dollaro, semplicemente perché devo battere meno tasti, no? Basta solamente il dollaro, niente quadri, niente virgole. Chiaro il concetto? Sì, sì. Ok, allora eseguiamo questo comando. Tenete d'occhio qui sul mio schermo la struttura del data frame, in particolare la colonna origin, che come vedete si chiama origin, è di tipo numerico e contiene le righe da 1 a 119. 1, 1, 1. Attenzione, adesso eseguo il comando. Cosa è successo? È successo che la colonna origin continua a chiamarsi origin, ma non è più lei, l'ho sovrascritta. Infatti adesso contiene una variabile di tipo fattore, una variabile nominale, se vogliamo fare i teorici della statistica, con 8 livelli. Ok? Quindi ho ricodificato. Allora, a questo punto, e chiudiamo con l'ultima parte di questo script, che è quella che ho evidenziato, sono quelle 4 righe, mi era stato chiesto, cioè posso fare finalmente quello che mi è stato chiesto, vi ricordate? Perché ho acquisito i dati, per acquisire i dati ho dovuto fare un passo indietro e chiamare prima la libreria per poter leggere i dati in Excel, perché mi vergogno a aprire Excel e salvare come CSV, è un passaggio inutile, conviene sempre lavorare in presa diretta sui dati. Tanto con questo comando, questo qua in riga 7, questo comando si chiama read Excel, al vostro file Excel non gli fate niente. Lo leggete e basta, quindi non lo rovinate in nessun modo, lo aprite per leggerlo e poi viene chiuso subito. Quindi se avete paura di rovinare il vostro file, beh, lavorate su una copia, per carità, no? Oppure mettete tutto sotto controllo versione, oppure fate in modo che ci sia qualcosa di molto simile e magari anche di molto meglio, perché non è che sia proprio il massimo rispetto a Time Machine di Apple, cioè avere un sistema di sincronizzazione dati che vi conserva come era il file 10 minuti fa, prima che ci metteste le mani e non vi accorgeste di aver fatto un disastro, ok? Questo viene solo letto. Allora, il mio problema a questo punto è di fare i grafici, no?
Cioè, io vorrei per ogni regione, e adesso le regioni hanno dei nomi in italiano, prendere tutte le righe che fanno riferimento a campioni di legumi di quella regione lì, e per ogni elemento che è stato quantificato, quindi acetone, da acetone metti l'acetato, fino al 2H piranduone 5,6 di idro 6 pentil, non riesco più a leggere, quindi con questo problema di dover gestire dei nomi di colonna, comodi per un chimico, scomodi per me che devo fare l'analisi, però non mi permetto assolutamente di mettere le mani in quello che il chimico ha scritto. Perché? Perché poi devo restituirli al chimico. Se li cambio tutti i nomi, non ho fatto un favore al mio collega chimico, che sa dove abito, mi viene a cercare e magari mi spacca anche i fari della macchina per vendetta. Cioè, la logica è che se tu fai analisi dei dati, ti passano dei dati così, puoi essere scomodo, ma se sono così vuol dire che è comodo chi te li ha passati e tu devi restituirglieli. Ok, allora il mio problema qual è? È in realtà duplice. Uno, capire come diavolo fare il grafico. Due, trovare il modo di ripeterlo per tutte le regioni. Chiaro fin qui? Allora, il primo problema è riuscire a capire come funziona un grafico. Adesso lo vediamo subito all'opera in un contesto che non è dei più intuitivi. Ma non vi preoccupate, avremo tempo tutta la mattina e tutto domani per ammazzarci di grafici. Vi dicevo che ci sono tre modi in R a oggi, luglio 2024, per fare i grafici. Potete usare quello che vi piace di più, l'unica cosa da evitare è mescolarli, perché sono incompatibili fra di loro. Cioè, se potete fare i grafici con i comandi che vi vengono offerti dal pacchetto Graphics, che non c'è bisogno di caricare, viene precaricato quando avviate R, si chiama grafica di base, è bruttina. Per fare un grafico è quasi come lavorare in Excel, non c'è molta differenza. Cioè, per costruire un grafico dovete dare a volte anche qualche decina di comandi, tanto vale rimanere su Excel. Gli altri due package, che sono Lattice, scritto Lattice, e ggplot2, vi permettono invece di creare un grafico non tanto lavorando coi dati, ma lavorando in maniera astratta, cioè specificando le regole, l'insieme di regole secondo le quali R poi costruirà il grafico. Ok? Quindi attenzione, perché c'è in tutti e due i casi, sia con Lattice sia con ggplot, un certo livello di astrazione, ma se state lavorando con R dovreste già essere abituati. Vedete qui, quando ho chiesto, sto guardando la parte di destra del mio environment, no? Ho chiesto a RStudio di farmi vedere la struttura di data e non me la fa vedere, eccomi qui, come se fosse in un foglio elettronico. Questo è un accesso diretto ai dati con il quale non ci posso fare nulla, non mi serve, non mi interessa, no? Perché non mi interessa il valore di questa cella qui, 0227373, chi se ne frega. A me interessa ragionare con i dati in modo astratto, perché poi le mani se le sporca R, quindi mi interessa avere i nomi delle colonne. Che poi qui abbia 119 righe o 119.000 righe, come detto ieri, il mio modo di lavorare non deve mai dipendere dalla quantità dei dati, è un modo che non funziona. Perché vuol dire che se io faccio una prova con pochi dati, riesco a capire come funziona la cosa, e poi quando devo applicarlo a tutti i dati, siccome il mio modo di lavorare dipende da tutti i dati, devo rifare tutto da capo, la mia prova non è servita a niente. Quindi lavorare in modo indipendente dalla cardinalità, dal numero di dati, mi permette di fare le mie prove con pochi dati, trovare una soluzione al problema e poi demandare alla macchina, adesso la applichi a 5 terabyte di dati. Okay? Allora, ggplot usa come paradigma per definire le regole per costruire il grafico il paradigma della grammatica dei grafici di sua divina grazia il dottor Leland Wilkinson. Posso egli vivere per i prossimi 2000 anni, perché ci ha cambiato la vita nel fare i grafici. Lattice invece, creato da sua divina grazia Debayan Sankar, che è un indù. Attenzione, perché gli indù, cioè gli abitanti dell'India, per intenderci, perché indiani è un termine ambiguo, no? Potremmo finire in Nord America o in Canada, colpa di Cristoforo Colombo.
che ha sbagliato strada. Gli Hindu hanno una cultura millenaria di trattamento dei numeri. Se voi vedete un Hindu contare con le dita, non conta con le dita, conta con le dita e con le nocche delle dita, ragionano in base 16, ragionano in esadecimale, da circa 5600 anni. E il problema è che i computer che usiamo noi, anche loro per un caso, ragionano in esadecimale. I processori li ha inventati un italiano, tanti anni fa, negli anni 50-60, ma la base 16 è un posto in cui chi è nato e cresciuto, soprattutto nel nord dell'India attuale, ha molta dimestichezza. Quindi, se dovete leggere la documentazione del pacchetto Lattais, scritta da un indù che ha molta più dimestichezza con i numeri di noi europei, è un po' ostica da capire. In Lattais si usa il paradigma della formula. Il mio grafico è Y è funzione di X. In ggplot si usa un paradigma grammaticale: soggetto, predicato, complementi, oggetto, tutti quelli che vi servono. È molto più intuitivo come sistema, cioè il grafico viene fatto come sommatoria, già lo intravedete qui, lo vedremo poi meglio e poi vi faccio vedere, finito di interpretare queste due righe, anche come si fa a ricordarsi tutti questi comandi e tutti questi modi di fare, perché cominciano a diventare parecchini. Esistono dei cheat sheet, quindi dei fogli promemoria, ci torneremo tra un secondo, no? Quindi non state lì a prendere appunti su come funziona il comando ggplot, c'è quintali di documentazione. Finito questo esempio, poi andiamo a guardarla e a capire come si usa. Allora, io devo fare più di un grafico. Lo so bene, dovrò fare un grafico per ogni regione. Ma siccome sto facendo un programma, demanderò questo compito di ripetere l'operazione di fare il grafico a R. Ne segue che per riuscire a scrivere quello che vedete qui, che è il risultato di un processo, partendo col foglio bianco, cioè con questa parte di programma, some plots, non ancora scritta, cosa è successo nella mia testa? È successo che ho capito che c'era una parte in cui vanno ripetute le cose. Bene. Non importa quante volte vanno ripetute, perché cadrei nella trappola di condizionare il mio modo di lavoro alla quantità di dati che ho. Quindi non devo chiedermi quante volte si ripete, ma come, secondo quale criterio si ripete. Più precisamente, so già quante volte va ripetuto o so che va ripetuto e devo andare avanti finché non si verifica una condizione? Detto in altri termini, e qua torniamo sulla teoria dei linguaggi di programmazione, ho capito che devo iterare, ma in un qualunque linguaggio di programmazione esistono almeno due modi per iterare. Una iterazione finita, cioè è noto per quante volte devo ripetere, il comando sarà ripeti per un certo numero di volte, ripeti 10 volte, ok? Oppure ripeti e il numero di volte te lo vai a guardare in una variabile che ha dentro il valore 10. Questa si chiama iterazione finita e in quasi tutti i linguaggi di programmazione moderna, compreso R, il comando quasi sempre è for, per ogni, quella specie di a capovolta che usano i matematici, no? È l'iterazione finita, cioè so già su quanti elementi devo ripetere il mio comando, quale che sia il mio comando. L'altro caso è l'iterazione indefinita e quasi sempre il comando è do piuttosto che while piuttosto che repeat. È un attimino problematico perché potrebbe succedere che quella iterazione va avanti all'infinito, cioè fin quando non stacchi la spina del computer, perché non essendo noto il numero di volte che viene ripetuta, devi per forza fare in modo che il tuo programma controlli se c'è ancora materiale su cui lavorare oppure basta, era l'ultimo della lista, la cui lunghezza non era nota a priori. Quasi sempre sono dei for. E in questo caso è vero, perché io cosa faccio qui? Vedete? Riga numero 20. Qua creo un grafico per ogni composto chimico, scusate, non per ogni regione. Quindi prendo i campioni di tutte le regioni e guardo se sono differenze in termini di concentrazione di acetone.
più chiaro così? Allora, noi immaginiamoci di fare un singolo grafico. Perché se io ho scoperto che qua il mio programma, non io, il mio programma dovrà ripetere, allora io cosa devo fare? Devo capire cosa fa di ripetere, come se dovessi farlo solo una volta. E allora il mio comando è quello di creare un grafico, che può essere questo. Adesso guardiamo in maniera un po' superficiale. Allora, il comando per fare il grafico è ggplot. Il comando ggplot in R non esiste. Esiste il comando ggplot se e solo se all'inizio del programma o immediatamente prima di usare il comando ggplot ho chiamato in causa il package ggplot2. Ok? Quindi è una funzione in più. Quindi se voi sapete che nel vostro script dovete fare dei grafici, magari tra 100 righe che ancora non avete scritto, ma lo sapete già, all'inizio del vostro programma scrivetelo subito library ggplot, ok? Il comando ggplot, andiamo a guardare l'help, punto di domanda ggplot, eccolo qua, crea un nuovo ggplot. Ggplot crea un oggetto di tipo ggplot, fantastico. Può essere usato per dichiarare quali sono i dati in ingresso e per specificare gli elementi estetici che verranno usati. Quindi ggplot, data, mappatura, estetica. Questi termini vi sembreranno strani, ma se date un'occhiata al libro, che ha qualche annetto ma è tuttora valido, lo si usa non solo in R, di Leonard Wilkinson, qui lo dico e qui lo nego, lo so che c'è il registratore che va, ma se volete una copia mandatemi una mail, è talmente vecchio che penso che i diritti d'autore siano scaduti. Allora, io devo costruire in ggplot la mia frase, ed è la parte base, è il soggetto, cioè dove stanno i dati. Quindi ggplot, e qua ci metto data, che è il nome del data frame. Per essere pedante avrei dovuto scrivere così. Data uguale data, perché il primo argomento della funzione ggplot è un parametro che si chiama data ed è il nome, qua al posto di null devo mettere il nome di un contenitore di dati. Il mio contenitore di dati in questo caso si chiama data. Okay? Posso anche scrivere così, data e basta. Perché? Perché la funzione ggplot si aspetta come prima cosa, appena aperta parentesi, il nome del contenitore dati. E io glielo dico, quindi non devo più dire data uguale contenitore dati. Ti dico subito il nome del contenitore dati. Tutte le funzioni funzionano così. Quello che c'è dentro nelle parentesi tonde di una funzione, deve essere specificato in un certo ordine. Il primo argomento, il secondo argomento, il terzo argomento. No? Ma siccome gli argomenti hanno un nome, voi potete anche non rispettare quell'ordine. Siete però obbligati a usare nome uguale valore, virgola, nome uguale valore, virgola. Cioè io avrei potuto scrivere, vedete che qua c'è subito AS e non c'è scritto mapping uguale AS. Perché il primo argomento sono i dati e il secondo argomento sono i mapping. Avrei potuto capovolgere e scrivere ggplot, aperta tonda, mapping uguale AS, bla 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 bla, virgola, data uguale data. Però dovrei essere un po' matto. Funziona, eh? Dovrei essere un po' matto. Quindi qua cosa vi sto dicendo? Sto dicendo, caro ggplot, fammi un grafico, i dati li trovi qui, e ora ti dico quali sono le estetiche, termine da grammatica dei grafici. Le estetiche cosa sono? Beh, se guardate un attimino qui dentro, chi è la colonna che crea l'asse X, chi è la colonna che crea l'asse Y, non è molto diverso da quando a colpi di mouse create un grafico in Excel. E mi fermerei qui. Cioè io dico, ggplot, mi fai un grafico, ti dico dove stanno i dati, ti dico il nome della colonna i cui valori andranno sull'asse X, ti dico i nomi della colonna i cui valori andranno sull'asse Y. Se dessi questo comando,
non succederebbe assolutamente niente. Vogliamo provare? Lo scrivo qua in console e scrivo, i miei dati stanno in data, X è la colonna origin e Y è la colonna, per esempio, acetone. Premo invio e, come vedete, ah no, scusate, devo scrivere acetone con la maiuscola. Ecco, mi è comparso un grafico e che cosa c'ha di strano questo grafico? È vuoto! Ma R è impazzito. No, no, ha fatto quello che gli ho detto. Cioè, io ho costruito una frase che ha un soggetto e basta. Cioè, ho detto... mio cugino ieri, puntini di sospensione, manca il verbo e volendo potrà anche mettere un completo oggetto. Nel dettaglio, gli ho detto cosa prendere per creare gli assi e direi che ci siamo, ma non gli ho detto per esempio che tipo di grafico fare, che tipo di grafico fare, no? E se voi guardate qui, comincia la logica che vi ho presentato ieri del e poi della sommatoria. Quindi torniamo in console. Sto lavorando in console perché sto facendo delle prove. È inutile che le scrivere il programma, non so neanche se funzionano. E se funzionassero, non so neanche se fanno quello che desidero io. Quindi non mi muovo dalla console fin quando non ho ottenuto il risultato che voglio. Qual è il risultato che voglio? È costruire il grafico come se dovessi fare solo quello dell'acetone. Poi lo ripeterò per tutte le altre colonne, anche per l'etilacetato e 2-butilfurano. Quindi, caro ggplot, i dati sono quelli, gli assi del grafico sono quelli, ma mi fai un box plot. Ecco, così cominciamo a ragionare, no? Direi che potrebbe anche piacermi. È il classico grafico box and whisker plot, in cui ho la tendenza centrale, di solito la mediana, ho i dati dei due quartili centrali, ho lo sparpagliamento sul primo e quarto quartile e questi pallini, se non vi è familiare il tipo di grafico, rappresentano dei dati outlier, cioè esistenti, ma al di fuori dell'intervallo fiduciario di confidenza del 95%. Tra parentesi, supponendo, ma non me lo sta garantendo nessuno, che i miei dati siano distribuiti normalmente, no? Facciamo finta che lo siano, sono concentrazioni, quindi è molto probabile che lo siano, anche se non basta, dovrei fare dei test di normalità, ma adesso non lo facciamo, mi interessa di più il grafico. Ci siamo fin qui? Questa è una frase, quella che vedete in console, in grammatica dei grafici, che ha un senso, cioè ggplot, dati, assi, più il tipo di grafico. Vi torna? Vedo un po' di mani alzate. Prego Paola. Mi sente? Sì, sì. No, volevo sapere, mi sono un po' persa, dopo for ha scritto V in variables, è una sorta di sostituzione. Okay. Lo vediamo dopo. Allora, facciamo un attimo mente locale dove eravamo arrivati. Qua vedete un codice che è già finito, completo e funziona. Quello che vi sto raccontando è cosa è successo prima, come ci sono arrivato. Ok? Allora, in questo caso io ho due problemi da risolvere. Problema numero uno, devo creare un grafico, che è quello che sto facendo adesso. Problema numero due, lo so, ma lasciamolo lì un attimo in lista d'attesa, che quel grafico andrà ripetuto per un certo numero di volte, da cui il for. Quindi, io che cosa ho fatto quando ho creato questo script? Ho cominciato con il comando ggplot. Perché? Lo so che devo ripetere, ma fin quando non mi è chiaro cosa ripetere, è inutile che metta le mani sul comando per ripetere. C'è una precedenza, ok? Cioè non posso partire per andare al mare, prima devo fare le valigie. Per carità, posso anche partire così e portarmi dietro solo la carta di credito, ma costa un po' di più, ok? Non so se ho spiegato la faccenda, ci torniamo su quel for, non è ancora il momento però. For vuol dire ripeti quanto segue un certo numero di volte, però finché non ho creato il quanto segue, non posso usare il for.
funziona? Io volevo chiedere se invece che acetone avremmo potuto scrivere 3. Sì, assolutamente sì. Ok. Il problema però qual è? È che qui sull'asse delle Y avresti 3. Ah. E non è carino. Certo. Beh, lo puoi fare, per carità, no? Ma il tuo collega chimico, che vi ricordo, come molti chimici, è un potenziale serial killer e sa l'indirizzo di casa mia, mi viene a bussare apposta alle 3 di notte per chiedermi, adesso mi dici chi è 3, 5 e 8. Meglio dirglielo subito, no? Vuol dire un po' di lavoro in più, ma è la differenza tra fare le cose e fare le cose fatte bene. Quindi il mio grosso problema, è lì in agguato, ve ne sarete accorti, è gestire questi maledetti nomi di colonna. Cioè, guardate questo. Poi, vabbè, brutti ricordi di quando ero studente universitario, io le chimiche non le ho mai capite, e infatti non mi occupo di quello. Allora, ci siamo fin qui sul comando per costruire il grafico? Poi, se io provo a farlo, magari, ecco, proviamo a farlo, che so io, col toluene. Sto usando, se ci fate caso, dei nomi di colonna che sono facili da scrivere. Arrivo, Rosalba. Cioè, il mio comando per fare i grafici, che ho qui in console, per l'acetone il grafico lo fa. Ma lo fa anche per gli altri? Per il toluene? Sì, fantastico. E che so, per l'alfa pinene? L'ho scritto giusto? Ah, c'è di mezzo il meno. Vedete, qua i nomi di colonna cominciano a rompere le scatole. Bisogna risolvere il problema di rendersi indipendenti. Ecco, proviamo con lo stirene, va. Eccolo, sì, funziona. Quindi, il mio comando per fare i grafici è sufficientemente generico. Arrivo, Rossella. Casomai, e lo vedete qui, alla fine della riga 27, gli dico di fare l'asse dell'Y logaritmico, perché non si sa mai. Perché potrei avere magari delle concentrazioni nei tre esempi che abbiamo visto adesso, lo stirene, notate cosa faccio, vado il pannello dei grafici, se li ricordo tutti, torno indietro, me li fa rivedere. Vedete, per esempio, per il toluene, il Lazio ha uno spread molto ampio, no? Quindi riprendiamo il grafico del toluene, gli posso dire, ggplot, i dati stanno in data, asse X, asse Y sono mappati così, mi cucini un box plot e poi mi fai l'asse Y logaritmico. Una parentesi di troppo, eccolo qua. Ok, meglio, ci vede un po' meglio. Okay, quindi a questo punto della faccenda potrei ritenermi soddisfatto e pensare, ok, ho trovato il comando che fa il grafico, che è il comando che voglio ripetere, così arriviamo al for. Prego, Rosalba. No, in realtà anche io avevo una domanda sul ciclo for, però aspetto. Sì, è il momento, che ci arriviamo. Quindi aspetto che ci arriviamo. Mi state anticipando. Allora, qual è il concetto a questo punto? Via una sorta di istruzione di variables. Ci arrivo. Ah, ha a che vedere con il for, la istruzione di variabili. Allora, cosa è successo fin qui? Ho acquisito i dati, li ho messi a posto. Posso fare, facciamo un attimo di recap, no? Posso fare quello per cui magari mi pagano, cioè fare questi grafici di fingerprinting, no? Come? Devo trovare il comando che fa il tipo di grafico che mi serve, eccolo qui, ce l'abbiamo fatta, e ripeterlo per ogni colonna. Ma quelle colonne lì, accidenti a loro, hanno dei nomi che non sono proprio comodi, contengono degli spazi. Non mettete mai il meno, il trattino alto, dentro al nome di qualcosa in R, perché per R quello è il simbolo della sottrazione. Avete visto prima che non mi faceva il grafico con, cos'è che era, con l'alfa pinene, no?
perché A meno pinene, non c'è una cosa che si può chiamare A meno pinene, ma allora R come fa a dare i nomi ai data frame? Lo fa, per capirci, qua bisogna veramente andare nei dettagli, ho recuperato in console la riga dell'alfa pinene. Avete visto cosa ho fatto? Il grafico lo fa. Come ho fatto? Ho racchiuso la scritta con dentro il carattere proibito meno, l'ho racchiusa fra due backtick. Non guardate la vostra tastiera. Se avete la tastiera italiana, quel carattere sulla tastiera non c'è. Dovete mettervi una tastiera americana. Non è l'apostrofo, eh? Esistono tre tipi di apostrofo sui sistemi di caratteri che usano i computer moderni. La tastiera italiana ne ha uno solo, il tic, l'apostrofo. Questo è un apostrofo, e sarebbe l'accento della E acuta. No? L'accento acuto, l'accento grave e l'apostrofo. Ci vuole la tastiera americana, oppure dovete impararvi i codici Unicode. Quindi si può far tutto in R, anche usare delle colonne con dei nomi balordi, ma capite che diventa tutto sempre più difficile. Allora, come posso fare? Io ho trovato il mio comando che fa il grafico e eccolo qua. L'ho messo dentro a un comando for. Come vedete, facciamo un po' di spazio, eccolo, così si vede meglio, no? Vedete che c'è comando for, poi nei dettagli dell'anatomia interna ci torniamo, cosa c'è nelle parentesi del for, ci torniamo. Quindi c'è for, aperta parentesi graffa, riga 20, mi avvicino con il cursore alla parentesi graffa e guarda caso mi si accende, mi si evidenzia la sua sorella gemella chiusa. Quindi il comando for cosa farà? Ripeterà per un numero noto a priori di volte che cosa? Tutto quello che c'è dentro a quelle due parentesi graffe. Guardiamolo un attimo. C'è il mio comando che crea il grafico, ma prima e dopo ce ne sono altri due. Qualcuno di voi prova a cercare di capire a che cosa servono? Faccio questo non tanto per pigrizia, ma perché domani pomeriggio finiamo. E quindi sarà bene, visto che siamo più o meno a metà, che cominciate ad abituarvi a cercare di capire da soli cosa vuole fare quella riga. Forse la larghezza e l'altezza delle colonne. Prego? Forse la larghezza e l'altezza delle colonne. No, ma quelle cose lì sono lavori di bassa lega che lasciamo fare alla macchina, non ho voglia di sporcarmi le cose, le mani con mi quelle cose. Dice di come, in che formato salvare i grafici, con che esatto, dimensione esatto, e con che risoluzione. Esatto. Allora, facciamo un passettino indietro, perché è una cosa che abbiamo accennato ieri. Qui è una delle cose che sembrano macchinose, ma in realtà rendono la vita infinitamente più semplice, e anche questa, scusatemi, lo so che sono monotono, è il modo di ragionare che c'è sui sistemi operativi Unix e non c'è su Windows. C'è abilmente nascosto su Apple, perché OS X è Linux da un po' di anni. Ed è la metafora del piping, quella, vi ricordate? Delle canne per innaffiare il giardino con l'attacco a scatto. Allora, immaginatevi questa situazione. Io devo fare un grafico. Siamo tutti d'accordo che il grafico l'ho fatto? Lo vedete sullo schermo? Però capite che se devo fare più grafici, non mi servono sullo schermo. Sarebbe molto più comodo fare cosa, secondo voi? Coraggio. Secondo me creare una cartella dove automaticamente lui me li mette là dentro. Complimenti, ha vinto un frisbee dell'Insubria, no scherzo. È un modo, il problema poi diventa come cavolo si fa a farlo, ma questo modo di ragionare è il modo che funziona, perché io, programmatore, decido io cosa voglio. Cioè, tra me e il computer, i miei colleghi informatici che si occupano di intelligenza artificiale adesso vengono qua in massa e mi uccidono, mi linciano, ma tra me e il computer chi è intelligente sono io, quindi comando io. Quindi io scrivo il programma per dare ordini alla macchina che fa, senza battere ciglio, quello che per me è comodo. E per me è comodo avere una cartella che magari è proprio la cartella
fatemici andare. Eccoci qua. Ho fatto una cartella plots, vi ricordate? Che adesso è vuota in maniera desolante. Io voglio che il mio programma prenda acetone, fai un grafico e salvalo su un file, nella cartella dei grafici. Ripetere per tutti gli altri. Chiaro il meccanismo? Ora, in quasi tutti gli altri programmi di statistica, creare un grafico sullo schermo bisogna fare determinate cose che sono diverse da creare un grafico e poi farlo uscire sulla stampante e che sono ancora diverse da creare un grafico e metterlo su disco. Cioè, a seconda di dove voglio far finire il mio benedetto grafico, che è sempre lui, devo lavorare in n modi diversi. Perdonatemi, ma è un modo idiota. Cosa hanno fatto in R? In R si lavora con gli attacchi a scatto, cioè il grafico viene creato sul, aperte le virgolette, dispositivo per i grafici, che non esiste. Avete visto prima quando abbiamo fatto funzionare il comando per leggere il file Excel senza mettere la freccina? Cosa è successo? È finito sullo schermo, perché non ho attaccato l'output del comando read Excel con la freccina in questo caso a una variabile, cioè ho acquisito dei dati ma non avevo lì un secchio per metterceli dentro, quindi in questo caso basta segnare una variabile. Per i grafici è un sistema analogo. Se io do il comando ggplot ma non dico dove quel grafico deve andare, quel grafico va sul dispositivo grafico di serie, di default, lo schermo. Ok? Oh, qua adesso potrei cliccare su export, salva come immagine, eccetera, eccetera, eccetera. Ma capite che qui devo interagire io con il programma, tanto vale stare su Excel. Cioè, non solo deve crearmi i grafici, ma deve mettermeli su dei file R da solo, se no non serve a niente il lavoro che sto facendo. Allora cosa si fa? Il grafico, torniamo al mio codice, riga 22, eccolo qui. Questo è il comando che fa il grafico, ok? Con la sostituzione delle variabili, sì, lo so, quella V tra parentesi quadre, una cosa alla volta. Questo è il comando che fa il grafico, se ha i dati giusti, no? Ma questo comando lo racchiudo dentro al comando print, che non si chiama così per caso, no? Quindi quel grafico io dico a R non solo di farlo, ma di stamparlo. Stampare, che vi piaccia o meno, non ha nessuna attinenza con le stampanti. O meglio, uscire su una stampante è un caso particolare di print. Perché? Perché prima di dare il comando stampa, io do un comando che apre un dispositivo grafico che è un file di tipo PNG. Volete un file di tipo PDF? Secondo voi qual è il comando per aprire un dispositivo grafico di tipo PDF? PDF? Eh sì. E per invece fare un file di tipo JPEG? JPEG. E per fare un file di tipo PostScript? Cioè, EPS, perché è l'estensione del file. Poi magari vedremo un esempio in cui, siccome bisogna andare in tipografia perché l'articolo è stato accettato, la rivista mi aveva chiesto un file PostScript, va bene, non c'è problema, torno a modificare il mio programma e anziché il comando PNG metto il comando EPS. Cioè, non bisogna quasi mai ripartire da zero, è comodo, no? Allora, in questo caso io cosa faccio? Andiamo un passettino indietro e vediamo cosa fanno questi comandi da un punto di vista generale. Allora, ripeto per ogni colonna. Che cosa ripeto per ogni colonna? Apri un file su disco, stampa il grafico e a questo punto il comando che fa il grafico, lui il grafico lo butta nello spazio che è stato creato prima. Quindi se c'è un file PNG aperto, print stampa lì, se non c'è niente aperto, print stampa sullo schermo.
Ecco la metafora degli attacchi a scatto, cioè io non devo cambiare il mio comando che fa il grafico perché lo voglio sul file, il comando è sempre lui, preparo il terreno prima, do il comando lo stesso e poi mi devo ricordare di dare questo comando. Che prescinde da quale sia il dispositivo grafico che ho aperto, basta ricordarsi di chiuderlo, no? Quindi apri un dispositivo grafico che è un file di tipo PNG, riempilo, chiudi il dispositivo grafico, quale? L'ultimo che hai aperto. Ritorna come modo di ragionare? Crea un file, grafico, chiudi. Crea un file, grafico, chiudi. Crea un file, grafico, chiudi. Ok? Allora, adesso il problema diventa come gestire il for. Allora, passo indietro, teoria dei linguaggi. Ripetizione finita, cioè il comando for, in qualunque linguaggio. Il comando for ha bisogno di avere la cosiddetta variabile sentinella, cioè una variabile, che in questo caso ho chiamato v, perché mi piace, che è la variabile che contiene il numero di volte per cui devo ripetere. Ci sta. Se il comando for è il comando che fa ripetere per un numero noto a priori di volte, dovrò metterli dentro questo benedetto noto a priori, ok? E allora si spiega anche la riga che c'è immediatamente prima. Chi è che me la commenta? Indica il numero delle colonne delle variabili, quindi quelle 52 colonne con i vari composti chimici. Quasi, quasi. Nel senso, quello che devo fare è avere i nomi non di tutte le colonne. Guardiamo un attimo qui nell'environment. La colonna ID non mi serve, la colonna origin non mi serve perché è l'asse delle X. Sì, sì, parte dalla terza, giusto? Sì. Sì, e attenzione perché l'ultima non mi serve. Ok. Cioè l'ultima è 2H Piran, 2 Eone, 5, 6 di idro, fermatemi. È lunghissimo sto nome, no? Allora, infatti, guardate, qua, ops, cosa faccio? Devo dirgli ripeti per le colonne dalla terza alla 52esima, giusto? Sì. Sì. Però sì, vi ho detto prima che se io dicessi, lo potrei fare, se io dicessi per ogni valore della variabile V compreso fra 3 e 52, fai il grafico con la colonna V, giusto? Quindi farò il grafico di 3, il grafico di 4, il grafico di 5, il grafico di 52. Ci siete? Uh-huh. Il che vuol dire che mi perdo i nomi dei composti chimici, che non è una bella cosa. Certo. Ci siete? Cioè, avrei il grafico di 5, vi ho già raccontato. Sto mettendo variabili, prendi come variabili i nomi dal file data che vanno dal 3 al 52. Esattamente, allora vediamo un attimo dei dettagli, perché questa cosa qui che vi sto evidenziando comincia a diventare abbastanza corposa da capire, perché succedono troppe cose. Come vedete c'è allora facciamo un po' l'analisi logica, che è l'esercizio che vi ho spiegato ieri. Ve la faccio io, seguitemi passo passo, ma abituatevi a farla da sola. C'è o no la freccina? Sì, c'è. Allora, vuol dire che dalla parte del gambo succederà qualcosa che crea dei dati, e quei dati verranno immagazzinati in un contenitore, in un oggetto, in una variabile, chiamato come volete, che sta dalla parte della punta, cioè in variables. Lo chiamo variables perché è sempre meglio dare dei nomi che abbiano un senso. Quindi fai un qualcosa che adesso andiamo a guardare cos'è, che è ciò che sta a destra della freccia, e il risultato lo fichi dentro a variables. Perfetto. Allora, andiamo avanti con l'analisi logica. Cosa c'è a destra della freccia? Cioè, quale sarà il contenuto di variables? Allora, il contenuto di variables cos'è? Vedo delle parentesi tonde? Porca miseria, sì! Allora, names è una funzione, perché regge la parentesi tonda. Benissimo, non ho la minima idea di cosa sia la funzione names.
Qualcuno mi dà un suggerimento per come fa, come posso fare a sapere cosa fa names? Punto di domanda sulla console names. Punto di domanda senza le parentesi, eh? Punto di domanda names. Invio. Nomi di un oggetto. È una sono funzioni che servono per leggere o scrivere i nomi di un oggetto. Nomi di X è il get, cioè li leggi. Nomi di X, freccina, valori, li scrivi. Allora, se io scrivo names data, avete visto cosa succede? Sono i nomi delle colonne. Attenzione, le vedete le quadre? Names data è un vettore, non quello dei fisici della regola del parallelogramma, quello degli informatici. Il termine corretto, in italiano non c'è sinonimo, il termine corretto sarebbe array. Se qualcuno di voi ha studiato fisica o ha la sfortuna di frequentare i fisici o i matematici, sapete che loro hanno gli scalari, un numero da solo, vettore, che sa Dio perché è sempre una colonna ma è una riga, poverino. Se abbiamo più colonne, allora quella roba lì si chiama matrice. Ci siete fin qua? Se ho una cosa che è tridimensionale, mi sta già venendo mal di testa, si chiamano tensori, non so se avete mai lavorato. Se sono a 5 dimensioni, aiuto, a me capita, sto analizzando per esempio con dei colleghi se cambia il comportamento di alcuni scoiattoli in Piemonte in base alle concentrazioni di metalli pesanti che ARPA Piemonte mi ha passato, ed è un set di dati a 5 dimensioni: coordinata X, coordinata Y, quota e che giorno è, e poi la concentrazione di NOx. È un dataset a 5 dimensioni. I fisici non hanno più un nome per questa cosa, gli informatici sono più furbi, li hanno chiamati array, i vettori informatica. In R tutto è un vettore. Più correttamente, lo scalare è un vettore che ha 0 dimensioni, una riga e una colonna, una casellina da sola. Quello che stiamo usando adesso, il risultato di names data, vedete che fra le quadre ha un numero solo, quindi è un array a una sola dimensione, il vettore colonna dei matematici. Un array a 2 dimensioni, alle righe, è virgola e alle colonne, una matrice, un data frame. Un array a 3 dimensioni, a 4 dimensioni, volete un array a 10 dimensioni? Si diventa pazzi, ma si può gestire in R. Chiaro il concetto di array? Ora, names data è un array di 53, quante sono le colonne, variabili di tipo testo. Ma allora, se è vero, io potrei fare così. Vedete cosa ho scritto in console? Ho combinato due comandi. Vi torna come modo di lavorare? Avrei potuto scrivere, torno un attimo nel programma, lo scrivo in maniera più diffusa. Allora, è più chiaro così? L'ho scomposto in due passaggi. Dubbi? Tutto chiaro? Chiaro. Ok, una cosa del genere. Io ho una domanda, scusi. Prego, prego. Ponendo che uno non lo sa, come fa a capire se sta cercando in questo caso il nome di una colonna o il nome di una riga, cioè proprio a livello di script? Questo è il discorso che abbiamo fatto ieri mattina all'inizio. Benvenuto al primo anno a Hogwarts, devi imparare un po' di parole magiche. Ci arrivo, sono i cicci. Se voi date un'occhiata, intanto noi ci portiamo avanti perché tra un po' abbiamo ancora una mezz'oretta, poi pensavo di fermarmi un attimo.
Se andate sulla cartella condivisa, chiedo scusa perché ieri nella fretta vi ho mandato il link della sottocartella con i dataset, ma va bene, fate un passo in su e trovate i PDF delle slide. Se voi andate nella sottocartella dei datasets, uso questa domanda come spunto per farvi vedere una cosa. Eccoci qua. Dovreste vederlo sulla schermata, solo sulla cartella condivisa che ho fatto ieri in Google Drive. C'è una sottocartella datasets, ma scaricateveli tutti, già che ci siete. C'è il dataset dei legumi su cui stiamo lavorando, sono tutti file zip, quindi ve lo scaricate, andate dove diavolo volete. Se siete su una macchina con Windows e non avete una cartella per i dati, C utenti pubblica è un posto comodissimo. Poi nella parte consigli per la nonna potrei anche raccontarvi come meglio organizzare la vostra macchina Windows. Non mettete le cose sul desktop, per carità, cioè, a parte che dopo due mesi il vostro desktop diventa come la camera dei miei figli, che bisogna entrare col bulldozer e il forcone. Computer in disordine, non trovate più i dati, li perdete, prendete la copia sbagliata. Quindi, a prescindere dal fatto che lavorate con R, prima ancora, gestire lo spazio di archiviazione sulla macchina che usate per lavoro richiede determinati criteri che è bene che siano rigidi. Non c'è un criterio solo, provatene diversi e trovate quello con cui siete più comodi. Il mio suggerimento, perché è una macchina Windows, ma anche per chi lavora su Apple, è di creare un disco separato, una partizione del disco separata. Se il calcolatore che avete può ospitare più unità a disco fisiche, meglio ancora, e viene comodo con il sistema delle lettere dell'alfabeto che usa Windows, vi fate il disco D, D come dati, e lavorate solo lì. Perché? Perché se vi si scassa il computer, voi avete fatto il backup solo del disco D, tanto Windows e il software voi non potete reinstallare, potete ricrearli, i vostri dati no. Okay. Quindi, se non l'avete fatto, C utenti pubblica, fate una cartella R, Windows, e Windows 11 è ancora più infame su queste cose, per far sì che il russo o il cinese di turno, ma anche i finlandesi sono molto bravi, vi pianti qualche virus sul computer, rendono praticamente impossibile a chiunque, anche a voi che siete i proprietari e l'avete pagato il computer, di scrivere sul disco, il che è molto utile, no? Ma sono molto migliorati. Quando facevo sistemista nei primi 2000, Windows, i primi server Microsoft, Windows 2000 per intenderci, erano certificati a livello di sicurezza più alto per lavorare in rete, purché il cavo di rete fosse staccato, e non sto scherzando. Se continuate a voler usare in campo professionale un sistema che fa acqua da tutte le parti, padronissimi di farlo. Io ho smesso nei primi anni 90. Quindi vi prendete il file legumi, vi prendete il file get to know R, apriamolo un attimo, che dentro, se vedete, ha alcuni codici R che ci serviranno di esempio nella seconda parte della mattinata, perché adesso con i legumi finiamo, e c'è già un primo file PDF che è un cheat sheet. Vediamo se riusciamo ad aprirlo. No, non lo posso aprire da qui perché è un file zippato, poco male, nel senso che me lo vado a prendere dal disco del mio computer. No, non ce l'ho qua, datemi un secondo, così vediamo un attimino cos'è un cheat sheet e risolviamo una volta per sempre il problema. Sì, ma names, come fa a venirmi in mente che quel comando esiste? Lo studi. Come? Andiamo nella cartella che ho io sul mio computer locale, così possiamo vederlo subito. Eccolo qui, è un file PDF di due pagine, così lo stampate fronte e retro e siete felici. E questo è il cheat sheet base. La prima cosa è come si fa ad avere aiuto. Direi che è ben concepito, no? Come si creano i vettori, come funziona il comando for, come funziona il comando while. Esempio, come funzionano i test logici, come si fa a installare un package. Ci siete? C'è tutto. Con questo potete attaccarvelo sul muro e avete lì i vari cheat sheet. Tenete presente che negli ultimi anni, 5-6 anni, quelli che producono RStudio hanno raccolto
praticamente tutti i cheat sheet esistenti, qua sono sul sito della POSIT, che sono quelli che producono e ci regalano RStudio, RStudio non R, e qui avete tutti i vari cheat sheet, ce ne sono decine, c'è anche quello per RStudio, c'è anche quello per il Markdown. Uno dei miei preferiti è Lubridate per lavorare con le date, i problemi dei calendari, cioè ggplot 2 c'è tutto. Per esempio, quello per ggplot 2 è un PDF, cheat sheet sempre di due pagine, così ve lo stampate fronte e retro e avete una specie di, una sorta di bignami, di bigino per capire quali sono i comandi e cosa fanno. Sono divisi, per esempio, nel grafico che stiamo facendo, come, cioè, me lo sono sognato di notte che il modo per fare le coordinate logaritmiche bisognava scrivere quella parola magica lì. No, l'ho trovato qui. Ok? Fine della parentesi pubblicitaria. Torniamo. Allora, come funziona questo for? Estraggo i nomi delle variabili. Eccolo qua, vedete che è comparso variables. Se io scrivo il nome di una variabile, R me lo stampa, in questo caso sulla console perché non ho aperto nessun file di testo. No? Eccolo qui. Allora, ecco che nel comando for in riga 20 posso finalmente essere esplicito. Per ogni elemento di variables e ogni volta che iteri negli elementi di variables, nei 50 elementi di variables, l'elemento che è di turno in questo momento, in questa ripetizione del ciclo for, lo chiameremo per comodità V. Perché? Perché ho deciso io. Ok? Quindi, queste istruzioni, che vi ricordo erano, apri un file di tipo PNG, file grafico, chiudi, saranno ripetuti 50 volte. E al primo giro, V sarà la scritta acetone. Al secondo giro V sarà metil spazio acetato. Ci siete? Quindi, per esempio, io potrei già usare il valore che assume la sentinella, si chiama così, del for, cioè la variabile V, per esempio, per dare il nome al file. Quindi, il grafico dell'acetone potrebbe chiamarsi acetone.png. Si capisce subito cos'è, siete d'accordo? Allora, come faccio però? Dove intervengo per fare sta roba? Nel comando che crea il file di tipo png, no? È un file di tipo png, il comando png, a questo punto non ve lo dico più, punto di domanda png, vado a guardare e mi mette tutto assieme, vedete, bmp, jpeg, png, png, il primo argomento è il nome del file. Se non lo mettete, ci pensa lui e il primo si chiamerà rplot01, rplot001, rplot002, rplot003, rplot004, non si capisce più niente. Quindi è meglio che sia esplicito io sul file name. Il file name cosa deve essere? Eccolo qua. Nella sezione argomenti del manuale dice file name. Avete presente come funziona una pagina di Help? No? Poi magari ci torniamo da un punto di vista teorico. Sono tutte fatte nello stesso modo. C'è il nome del comando, in poche righe una cosa fa quel comando, poi c'è la sezione usage, cioè come va scritto quel comando, secondo una notazione che è la medesima che trovate anche nei cheat sheet, e poi c'è arguments, perché questa notazione dice, per esempio, png, file name, width, height, units, point size, ma chi accidenti è point size? Si va dopo nella sezione argomenti e come nella prima pagina di qualunque romanzo giallo ci sono tutti i personaggi. Allora, point size è la dimensione in punti del testo che viene plottato, interpretata, e qui non entri chi non è tipografo, come 72esimi di pollice. Allora, file name, che è quello che interessa a noi, è il nome del file.
Quindi vuol dire che io posso usare a rovescio la stessa strategia che ho usato quando ho aperto il file Excel. Io devo crearmi una variabile di tipo testo che passo al comando, alla funzione png come nome del file. E se guardate bene, è proprio quello che succede. Png, aperta parentesi, file name uguale, e guarda chi si vede, il comando file path. Perché? Perché devo ragionare in termini di cartella e sottocartella. Vi ricordate, ho creato una cartella plots apposta. Quindi ogni volta che itererò nelle mie 50 colonne, tutti i nomi che creerò saranno plots, salto di cartella, nome del file.png. Allora, vediamo un attimino questo comando, perché anche qui dobbiamo metterci a fare l'analisi logica. Questo è il costrutto che ci interessa. Allora, c'è la freccina? No, perché siamo dentro una funzione, non ci può essere la freccina. È il parametro file name, c'è un uguale. Ci sono le parentesi? Guardate verso la fine della frase, che è più facile. Ci sono e come? Ce ne sono due. Quindi vuol dire che questa che ho evidenziato, non ho ancora capito cos'è, ci arriviamo, ma è una funzione di funzione. È una funzione con dentro un'altra funzione. Benissimo. Allora, ragioniamo. Cosa preferite? Dall'esterno o dall'interno? Dall'esterno, perché c'è file path, che è un personaggio noto. Quindi, io cosa faccio? Chiamo la funzione file path, che, se avete visto prima all'inizio del programma, l'abbiamo già vista, una vecchia conoscenza, file path, nelle parentesi di file path ci metto, separati da virgola, delle cose, delle scritte che vengono poi montate assieme a costruire un percorso dentro al file system. Se poi questo percorso non esiste, affari vostri. Cioè, state dicendo al computer di andare in una cartella che non c'è. Usiamo dei nomi di cartelle che esistono. Allora, ci metto plots, perché è la cartella plots, virgola, e poi qua comincia un'altra cosa, che è la seconda funzione. Vedete che se io vado a guardare le parentesi, la parentesi di file path, se la seleziono, mi si illumina la sua parentesi chiusa. Allora, quest'altra parentesi qui, eccola qua, è la parentesi di paste 0. Benvenuti nel mondo del copia e incolla. Esistono due comandi, paste, che vuol dire incolla, come volete che si chiami il comando che incolla, paste, cut and paste, no? E paste 0, che è il fratello scemo, nel senso che non vi faccio vedere la pagina di manuale, potete andarci da soli, punto di domanda paste, o punto di domanda paste 0, la pagina è la stessa. Paste è molto evoluto, appiccica fra di loro tutti gli argomenti che mettete dentro separati da virgole, ma inserisce uno spazio. Proviamo a farlo qua in console. Paste. Cosa vi aspettate che venga scritto sullo schermo? Ciao mondo tutto attaccato o ciao spazio mondo? Ciao spazio mondo, perché sto usando paste. Potrei anche fare così. Che differenza c'è? Ho usato un parametro in più che è sep, separator, cioè incolla la scritta ciao con la scritta mondo, e come collante usi virgola spazio. Se non dico niente, come collante uso spazio. Paste 0 sarebbe come scrivere così. Per capirci. Ok? Quindi paste e paste 0 sono i comandi per concatenare stringhe, l'addizione fra caratteri, se non c'è in giro nessun informatico che mi sente, per poi venire a cercarmi e uccidermi. Perché io devo creare il nome di un file. Allora, per incollare le varie parti di un nome di file, che sono cartelle e file, uso file path. Perché? Perché il separatore non è un carattere a caso, è il carattere che, in dipendenza
vista dal sistema operativo su cui sto lavorando, deve essere un certo carattere ben preciso. Non ho voglia di farlo io, demando la sostituzione di caratteri a R, perché il comando file path ci pensa lui a mettere il carattere giusto per indicare il salto dentro o fuori cartella, che cambia a seconda che sia su Windows, su Unix, su Macintosh o su altra pesca. Qua invece è il nome del file, non è il nome della cartella, è una costante, plots, no? E questo comando paste 0 cosa fa? Incolla la scritta plot, incolla il nome della colonna che è di turno nel ciclo e poi punto png. Quindi facciamo una prova. V esiste? No, non c'è, perché il ciclo for non sta andando. Allora assegniamo noi manualmente un valore a V. V è uguale a al sesto elemento di variables, quindi come se fossimo al sesto giro del ciclo for. Eccolo qua, variables tra quadre 6. Adesso esiste V e come vedete V è butanal virgola 2 metil. Ora, se io do questo costrutto paste 0, simulo quello che succederebbe al sesto giro. Il file si chiamerà plot butanal 2 metil.png e verrà scritto nella sottocartella plots. Quindi se io eseguo tutto il costrutto, la funzione paste 0 contenuta dentro la funzione file path, questo potrebbe brutto, ma potrebbe essere il nome di un file. Mi torna? Quindi sto occupandomi degli orribili dettagli del mio ciclo, perché file grafico l'abbiamo messo a posto, quasi, perché cambierà l'asse delle... chi mettere sull'asse delle Y. Non posso più scrivere acetone, dovrò scrivere qualcosa che dipende da V. Quello che vedete qui è il modo manuale di ggplot alla mano per dirgli: non lo so qual è il nome della Y, mi piacerebbe tanto potertelo scrivere, ma non posso, perché dobbiamo per forza fare data driven programming. Siamo dentro un ciclo for, e il ciclo for è come quando tiri un sasso: una volta che il ciclo parte tu non hai più alcun controllo, cioè o il ciclo va o il ciclo si blocca. Se il ciclo va siamo a posto, abbiamo scritto le cose giuste. Se il ciclo si blocca vuol dire che farei sempre il grafico dell'acetone 50 volte. No, allora, siccome io l'unica cosa che ho come elemento di controllo nel mio ciclo for è il valore della variabile sentinella, V in questo caso, io dovrò dirgli: il nome te lo vai a prendere e lo usi per andare a pescare nei dati che ti ho già detto quali sono, quindi punto data. Punto data non ha niente a che vedere con il fatto che il data frame si chiami data, eh? Se il data frame si chiamava Ciro, qui sarebbe comunque punto data. È un comando interno del sistema ggplot. Vuol dire: va, caro ggplot, vai a guardare cosa ti ho detto per quanto riguarda l'origine di dati. Che qua l'ho chiamata data, mi rendo conto che può essere foriero di confusione, no? Ma se qui il mio data frame si fosse chiamato legumi, qui sarebbe ancora punto data. Vuol dire: non lo so neanche più come si chiama il data frame, te l'ho già detto prima, è quello di prima. E la colonna è quella che come nome ha V. Cosa notate di strano? Che le quadre sono doppie. Perché? Perché non mi sto riferendo direttamente a quel data frame lì. Sto facendo un riferimento indiretto e quindi devo proteggere con un ulteriore paio di quadre. Il resto è quello che avevamo provato quando abbiamo provato a costruire il singolo grafico. Allora, facciamo un esempio. Il mio ciclo for funzionerà. Avete visto che prima ho dato un valore a V, un valore possibile, no? Quindi qua è come se fossi al sesto giro. Vediamo se questo comando funziona. Butanal 2 metile. L'avete visto? Quindi con tutte le sostituzioni
facendo finta di eseguire manualmente uno delle tante ripetizioni, delle 50 ripetizioni del ciclo, il grafico viene fatto. Bene, allora vuol dire che a questo punto io posso mettermi qui nella cartella plots, che vedo la porta, scelgo questo blocco di codice e lo eseguo. Fate partire il cronometro, vedete qua è comparso uno stop, la console è occupata, R sta lavorando. Diamo il tempo che gli serve, 34 warning, va bene, ma vuol dire che abbiamo portato a casa il risultato. 50 grafici, quanti secondi ci ho messo? Questo è il grafico del limonene, c'è scritto. Metil acetato, acido pentanoico. Questi sono i profili fingerprint che mi erano stati chiesti. L'ultima parte, ammetto, è abbastanza in salita, ma mi serviva per darvi un quadro di un processo di analisi più o meno completo, manca le statistiche, no? Ma non è mica detto che servano. Ci siamo fin qui? Come siamo messi a livello di mal di testa? Diciamo challenging, però. Sì, sì. No, no, ho fatto apposta a farvi vedere un esempio reale. Qual è il problema? Adesso, dopo la pausa, chiudiamo con l'ultima oretta in maniera molto più soft. Quindi se vi siete scaricati il Get to Know R, ci potete lavorare, lavoreremo su quello. E riprendo un po' di slide perché vediamo alcuni elementi di teoria che abbiamo già visto all'opera, ma vi ho raccontato per sommi capi, così chiudiamo anche con la seconda parte delle slide. Attenzione perché domani lo vedremo tutti in maniera più interattiva perché introduciamo il markdown. Okay. Ho una domanda riguardante, era un po' in relazione a quello che è stato chiesto prima. Allora, qua abbiamo degli esempi fino a, penso, 52, no? Composti, analyze. E invece, per esempio, quando si analizzano dei dati di trascrittomica, ce ne sono decine di migliaia di geni, come faccio a identificare se io voglio fare il plot di, che ne so, GRAB-GH gene, che sta nella cella, nella colonna 1782, eccetera? Cioè, come identifico, come faccio a definire la colonna, sì, il numero della colonna nel... Lo faccio beccare la colonna giusta per mettere in grafico. Esatto, esattamente, esatto. Esattamente con questo codice qui. Non cambia nulla. Sei di nuovo caduta nella trappola, ma è normale, ci cascavo anch'io, perché ci hanno insegnato così. Quando si usa il foglio elettronico, è un lavoro che era uscito su Science 4-5 anni fa, esprimendo forte le lettere all'editor, no, di Science o di Nature, in cui l'autore esprime forte preoccupazione perché lo scienziato moderno usa quasi sempre solo Excel. Mm-hmm. Per chi si occupa di genomica, magari la sapete meglio di me, la storia del primo gennaio, c'era un gene legato a non so che malformazione in Homo sapiens che è stato chiamato Gen 1. Hanno dovuto cambiare il nome al gene, perché Microsoft ovviamente si è rifiutata di mettere a posto Excel, perché se scrivi Gen 1 per Excel è il primo gennaio. Cioè, ci mette le mani lui e ti cambia il nome. Io ti faccio l'esempio dei geni, ma in realtà si usano altri tipi di formati, no? Ci sono tante, quando diventa corposo, no? Il numero di colonne. Non deve cambiare niente, perché sennò... siamo qua tutti a perdere tempo e soldi, perché vuol dire che se passo a R il mio modo di lavorare non migliora. Il miglioramento in questo caso consisterebbe nel lavorare in modo indipendente dalle dimensioni della matrice dati, nel tuo caso dimensioni per quanto riguarda la estensione, cioè il numero di colonne. Un informatico che fa banche dati, se dice righe e colonne lo capiscono tutti, per cui parla di estensione e cardinalità, o estensione e intensione, numero di casi, numero di variabili, numero di colonne, numero di righe, che faccio più in fretta, no? Allora, noi qua abbiamo un set di dati che c'ha le righe che c'ha, 119, ma chi se ne frega, e c'ha le colonne che c'ha, 50, ma chi se ne frega, perché qua gli dico
per ogni colonna. Se la colonna è una sola o se la colonna sono 3 miliardi, lui lo farà per ogni colonna. Il nostro modo di lavorare non dipende più dalla quantità di dati. L'unica cosa che dipende dalla quantità di dati è che qua, avendo 50 colonne e quel grafico da fare, ci metto circa 20 secondi sul calcolatore su cui sto lavorando. Nel tuo caso magari ti bevi due caffè, ok? E dopo magari richiamo quello che mi serve, vado nel plot che mi serve, questo è la... No, a questo punto, quello che è successo poi, perché questo è un caso reale, io ho mandato lo script, cioè ho preso tutta questa cartella, dov'è? Ho preso tutta la cartella legumi, la cartella plot era vuota, eh? State attenti a cosa faccio. Quello che faccio è un apparente suicidio, seleziono tutto, cancello. Sei sicuro? Sì. Vediamo se fa il bravo. Ok. Ho buttato via tutti i grafici. Ma perché? Perché io clicco su source. Fate partire il cronometro, per favore. Questione di secondi, eh. Sono le 11 esatte adesso. Ok, finito. Quindi 11 e 3 secondi. E io ho di nuovo i miei plot. Cioè, ci ho messo meno di 30 secondi per riaverli. Quindi... per non ingolfare la casella di mail alla mia collega, io gli ho mandato solo il file di Excel e lo script. Lei li ha rieseguiti e a questo punto ti metti lì e ti guardi. Adesso, quello che state vedendo adesso non è più R, non è neanche R Studio, è il visualizzatore di immagini del mio computer e mi guardo i grafici. Ma siccome il file c'ha un nome che mi dice che questo è il 2-eptanone e sul disco c'è un file che si chiama plot 2-eptanone, a questo punto esplorare i dati diventa veramente una passeggiata. Che tu abbia 10 o 10 milioni di geni, ecco, cosa mai il problema è che devi guardare 10 milioni di grafici, no? Ma, cioè, si fa in fretta, li fai scorrere e sapendo di cosa stai occupandoti, avendo contezza, se c'è qualche pattern strano lo vedi. Funziona? Sì, ok, grazie. Okay. Oppure, se tu sai già che stai andando a cercare un certo tipo di segnale, magari il grafico non è la cosa migliore, ma è andare a vedere se ricorre una certa sequenza altamente ripetuta, cioè puoi filtrare i dati. L'approccio che conviene usare in data science, R non fa eccezione, lo devi fare con qualunque linguaggio, è di magari aggiungere anche delle procedure che vanno loro a filtrare i dati. Perché tu lo sai come è fatto l'ago. Sai che c'hai un pagliaio, ma dice al computer di andare a guardare lui nel pagliaio per vedere se qualcosa ha fatto a forma di ago. Non so se la metafora funziona. Ci mette molto meno tempo. Ok, allora io direi di fermarci qui, visto questo esempio, e grazie per chi mi ha fatto la domanda, per averci ragionato su in termini di ma quanto è trasportabile questo esempio, quanto vuoi. La logica è di acquisire i tuoi dati che magari non sono in formato Excel, perché se arrivano, che ne so, da qualche apparecchio che fa Next Generation Sequencing, saranno in formati proprietari di quel sequenziatore lì. Fateci caso, quasi sempre, non mi occupo di genomica, non ho dato cinciampo, fateci caso, quasi sempre sono dei file di testo. Perché così puoi scrivere il codice per leggerli, se non l'ha già fatto qualcuno, eh? Al momento abbiamo più di 12.000 pacchetti R, non dobbiamo usarli tutti, però magari in quei 12.000 c'è un'altra probabilità che ce ne siano addirittura 3 che ti leggono, che ne so, i dati che escono dal sequenziatore Prisma, no? Agilent, ok? 11.03, ci rivediamo alle 11.15 e finiamo la parte di aiuto il cheat sheet, la parte di teoria, andando a mettere a posto quello che c'è, lo trovate già nella parte 2 delle slide, che sono quelle con cui abbiamo attaccato ieri pomeriggio e le usiamo poi per chiudere alcune parti teoriche. Domande? No, ci vediamo alle 11.15. No, c'è la mano alzata, scusate, prego Valeria.
Prego. Buongiorno. Io mi sono persa la parte in cui lei utilizza il logaritmo. Faccio l'asse logaritmico? Sì? Sì, ecco, ho perso il perché lei ha suggerito di farlo. Allora, per precauzione. Ok. Non c'è una motivazione forte, una condicio sine qua non, no? Siccome io devo fare 50 grafici diversi, sì, e non li ho ancora visti, cerco di applicare il principio di precauzione. Potrei avere qualche cosa, qualcuno di quei 50 composti che ha dei valori bassissimi e una regione ha dei valori estremamente alti, che ne so, non lo so, no? Allora, siccome devo fare un grafico da un punto di vista assolutamente generalista, la cosa migliore per avere il grafico più resiliente possibile è fare l'asse che porta la variabile di stato, cioè l'asse y in questo caso, su una scala logaritmica. Perché se ho dei valori che sono più o meno, se le diverse regioni hanno valori più o meno simili, avrò tutta la superficie del grafico bella piena, bella occupata, niente horror vacui da grafico vuoto, ed è un caso in cui va bene. Nel caso in cui invece abbia la situazione opposta, cioè qualche regione che ha una concentrazione mille volte più alta rispetto a tutte le altre regioni, l'asse logaritmo mi protegge. Ok, quindi... Non è un obbligo, non è teoria, è buona pratica che deriva da 30 anni di analisi di dati. No? Poi dopo, se i grafici sono brutti, oppure se interessa solo quel grafico lì, il logaritmo lo toglie. Ok, è chiaro. E invece width e tutta quella parte, non mi ricordo bene cosa c'era scritto. C'era scritto width, larghezza, quant'altro. Ah, ok. Quello, ho fatto bene a chiederlo. Sono dettagli su cui sono andato in sorvolo perché li trovate nel LED. Questa riga qua, la 21. Allora, okay. Velocemente. Quindi larghezza del grafico, altezza sì, del grafico. No, no, del file. Io qua sto creando un file PNG. Ok. Mm-hmm. È come quando, ti faccio un'analogia che forse ti è più familiare, quando stampi nel senso italiano, cioè esce un pezzo di carta dalla stampante, no? Io ho una stampante di là che è un po' grossa, se gli dico di fare una stampa su un foglio A3, mi fa 48 centimetri per 30. Cioè, ci posso avvolgere su le patatine fritte a un lenzuolo. Se io dico di stampare sul plotter che ho di là in laboratorio di cartografia, arrivo a 84 centimetri per 1,20 metro di carta. Quando tu crei un file su disco, devi dirgli quanto è grosso il file, soprattutto se questo file finisce in tipografia, cioè se stai pubblicando un articolo. Perché magari a qualcuno di voi è successo, a me tocca fare il layout editor per una qualche rivista, sono appena arrivati, l'impact factor è salito, quindi stasera festa, e il caso frequente è quello dell'autore, ma non perché è cattivo, ma perché queste cose non, penso che non ve l'abbia mai detto nessuno, anche io mi sono dovuto studiare tipografia da solo e ho scoperto che è una cosa tremendamente affascinante, sono diventato malato di tipografia, e tu devi mandare al tipografo il tuo grafico, o la micrografia, o la scansione del gel, quello che volete, che sia stampabile. Cioè che deve avere un certo numero di dimensioni, deve avere dentro a 2 cm54 almeno 600 pixel. Sono i famosi punti per pollice, i DPI, no? Infatti qua, se guardate, gli dico, creami un file di tipo PNG che ha un certo nome, questo l'abbiamo già visto, che è largo 20 e alto 15. Scusa, 20 e 15 cosa? Centimetri. Ed è a 150 punti pollice. Ci siamo? È chiaro, sì. Ma lei sostituirebbe mai i grafici AR? Cioè, nel senso, secondo lei possiamo utilizzare i grafici AR sostituendoli a quelli di Graph Prism? Cioè il risultato è uguale? Perché io utilizzo Graph Prism. Sì, allora, non
usando tutti i santi giorni Graph Prism? La risposta è al 99% sì. Perché? Okay. Perché se qualcuno deve rifare il tuo grafico e non ha Graph Prism lo paghi, R è gratis, ok? Quindi ti porti verso un formato neutro e se tu non ne sai di tipografia, ma ne sai di R, butti giù lo script che fa il grafico, lo passi a quello che c'è un punto di contatto, R lo sa anche lui barra lei, ma ha cognizione di tipografia, non ha la minima idea di cosa vuol dire quel grafico, ma sa quali sono i parametri per impaginarlo meglio. Funziona quindi così. Sono io più che imposto i parametri di Graph Prism in NAR? Volendo sì, poi devi vedere come R e Graph Prism si interfacciano. Ok. Da una parte. Dall'altra, e questa è la vera fonte di problemi, soprattutto se stai lavorando con le case editrici scientifiche, perché c'hai ragione loro e tu sei semplicemente una vacca da mungere. Scusatemi, ma faccio open access dal 1994. Quindi se, per esempio, se mi arriva un referaggio da fare di una rivista della Elsevier, rispondo no grazie perché siete Elsevier. Perché come molti ricercatori su tutto il pianeta, cominciati in Australia, sono in guerra con Wiley e Elsevier. Perché? Perché ci fregano soldi che dovrebbero essere destinati alla ricerca. Ma l'open access è un'altra questione, esulo dall'argomento di questo corso. E dicevo, il problema è interfacciarti col tipografo. Se devi per esempio stampare un libro, una monografia, e hai la ditta che fa tipografia raggiungibile telefonicamente o puoi andarci di persona, chiedi al tipografo che non sa niente della materia di cui tu ti occupi, ma ne sa più di te in tipografia, che caratteristiche, cioè in che formato lo vuoi. Per esempio, io uso il PNG invece del JPEG perché me l'ha insegnato un tipografo, perché il JPEG non esistono i pixel, perché è un formato compresso. Quindi quando il file JPEG viene letto, non hai il controllo su quella che è la matrice di pixel che viene fuori, dipende dal computer che usi. Va bene. Il file PNG sta per Portable Network Graphics, la parola chiave è portable, portabile, vuol dire che la matrice di pixel viene sempre ricostituita uguale e quindi non avrai mai il grafico che sgrana, che si vedono i pixel. Se no c'è il vecchio formato TIFF, o se no i formati vettoriali, SVG, PostScript e così via. R li fa tutti, cioè il sistema di gestione della grafica di R è stato scritto e provato da gente che di mestiere fa il tipografo, quindi funziona. La cosa bella è che funziona senza che noi dobbiamo sapere niente di tipografia. Spero di aver risposto, Valeria. Sì, grazie mille. Ci abbiamo ancora 5 minuti per un caffè, ci vediamo alle 11:15, minuto più, minuto meno.
Rieccoci, scusate il ritardo, siamo tutti, io il caffè ce l'ho fatta a trangugiarlo, se ci siamo tutti riprenderei un attimo il filo del discorso a colpi di slide per mettere a posto un po' di concetti base, magari rivedendone velocemente alcuni, mettendo a posto, mettendo a sistema alcune idee che abbiamo visto nella prima parte della mattinata e su cui, come atteso, ci sono state un sacco di domande, quindi vuol dire concetti che vanno un attimino sistematizzati. Due esempi, lo workspace legumi l'abbiamo visto, nei dataset di esempio ho caricato stamattina un altro dataset che si chiama Callosaurus qualcosa. Callosaurus è un genere di scoiattoli tipico del sud-est asiatico. Ne abbiamo alcuni che sono stati importati come pet, come animali da compagnia, e poi il privato cittadino che ce li ha lì, pensando di fare del bene, li libera in natura, no? E quindi immette nell'ambiente delle specie aliene, che è una delle cose di cui mi occupo professionalmente. E quindi il lavoro è un lavoro di morfometria geometrica, pensate un po', che è la parte di statistica che uno zoologo come me fa e deve saper fare, perché lavorando su delle misure sulla forma del cranio e facendo un po' di analisi multivariata, sostanzialmente analisi delle componenti principali, abbiamo cercato di capire chi diavolo fossero questi Callosaurus, perché, ahimè, la genetica oggi è all'ordine del giorno, ma capite che se non ci sono le sequenze, la genetica non vi serve a niente. Quindi avevamo questi animali, avevamo il DNA di questi animali, ma non combaciava con assolutamente nulla di presente in Gene Bank. In più, essendo pets, c'è l'effetto collo di bottiglia genetico dalla cattività. No? E abbiamo scoperto che non c'era niente in Gene Bank, adesso c'è, sono passati un po' di anni, e siamo dovuti tornare indietro a dei metodi più primitivi, ma altrettanto efficienti, abbiamo scoperto che o sono animali che sono stati comprati in Belgio, e quindi un belga che è venuto in vacanza qui in Nord Italia ha liberato questi animali, oppure qualcuno che ha comprato questi animali da uno dei più grossi commercianti di pet, animali in generale, in Europa, che vi dico solo che si chiama Zoo Varese, da dove vi sto trasmettendo. È molto probabile che sia stata l'origine di questa specie invasiva che compete con l'unico scoiattolo arboricolo. Quindi il problema era un problema serio, cioè riuscire a capire che specie è per poter fare delle normative o ricostruire dove arrivava. Quindi un po' di analisi multivariata fatta con... non come esercizio, come lavoro reale. Quindi se volete un po' pasticciare, potete lavorare con quei due dataset, uno dei quali è stato esaminato in dettaglio, quello su di voi. Torniamo un attimo alla teoria. Quando stavamo parlando degli oggetti con cui lavoravamo in R, mi è capitato spesso, anche 3 secondi fa, di usare il termine oggetto. Che cos'è un oggetto? Cioè, R abbiamo visto che è un linguaggio di programmazione, che è un linguaggio di programmazione interpretato, che è un linguaggio di programmazione funzionale, che è un linguaggio di programmazione a oggetti. La programmazione a oggetti è di una comodità spaventosa, nel senso che protegge il programmatore da se stesso con un meccanismo che si chiama astrazione. Un oggetto è un modo astratto per lavorare con dei dati. Un oggetto mette in piedi 3 paradigmi. Che vedete qui nella slide, che si chiamano incapsulamento, polimorfismo e ereditabilità. Cosa vogliono dire? Incapsulamento. Un oggetto è qualcosa che ha dentro gli ingredienti e le ricette. Okay? Quindi, se voi dovete lavorare con dei dati e basta, quindi con degli ingredienti, la ricetta o la sapete voi o c'è il rischio di applicare una ricetta sbagliata, cioè di mettere dentro, che so io, del sale nel caffè. Se invece voi avete un oggetto caffè e avete dentro tutto e date all'oggetto caffè il comando più dolce e si arrangia lui ad aggiungersi dello zucchero. Nel senso che in R possono esistere contenitori di dati anche abbastanza complessi, ma... quei contenitori non sono solo contenitori dei vostri dati,
quando vengono creati, siccome i vostri dati sono per esempio una sequenza di DNA, allora usando il pacchetto giusto avete quel contenitore che contiene la sequenza di DNA e i metodi per poterci lavorare. E è un po' difficile che succeda che applichiate la ricetta sbagliata a quegli ingredienti. Il paradigma quindi è quello di evitare quanto più possibile, ecco, non farlo mai, forse un po' esagerato, di evitare quanto più possibile di mettere noi le mani sui dati e di dare dei comandi, come li do io al mio cane, porta, fetch, no? In modo che gli oggetti si arrangiano da soli. Questo è l'incapsulamento, dati e metodi, ingredienti e ricette, che ha una conseguenza che si chiama polimorfismo. Se io uso l'incapsulamento in maniera intelligente, posso dare lo stesso nome, posso usare il medesimo nome per metodi differenti in oggetti differenti. E uno dice, chi se ne frega, cosa serve? Un esempio che vi porto è il comando summary. Voi che usate R, imparate che per poter chiedere a R di darmi un riassunto dei dati contenuti in quell'oggetto, quale che sia il tipo di oggetto, c'è sempre, ci deve essere, il comando summary. Ma capite che se io faccio summary di una colonna di numeri, avrò, cosa mi aspetto di avere, 5 numeri di Tukey, massimo, minimo, media, deve essere standard, N. Ma se io faccio il summary di un file audio, summary di un file audio potrebbe essere quanti minuti sono, qual è la frequenza più alta, qual è la frequenza più bassa, lo spettro, il BPM, e così via. Se faccio il summary di una sequenza di DNA, non lo so, non sono un genetista, ma potete c'è qualcosa che chi lo fa si aspetta che sia sommario. Questo vuol dire che in realtà dentro a R, ma questa cosa è assolutamente trasparente per noi utenti, non esiste una funzione summary. Ne esistono svariate, ne esistono centinaia. Ogni tipo possibile di dato, quando viene creato da chi lo crea, dallo sviluppatore che lo crea, e deve essere cura dello sviluppatore fornirlo di un metodo che, se si chiama summary, è meglio. Se voi fate il summary di un data frame, l'idea è quella di avere il summary di ogni colonna. E se la colonna è di tipo testo, ci sarà con che frequenza compaiono le varie stringhe. Se la colonna è una variabile di tipo nominale, un factor, quanti livelli e quanti valori ho per ogni livello. Ma io devo imparare che c'è solo il comando summary. Ci pensa poi R, in funzione dell'incapsulamento, a usare il comando summary appropriato. Questa cosa si chiama polimorfismo. Cioè, io in realtà ho summary punto e il nome del tipo di dato, summary punto character, summary punto data frame, summary punto DNA sequence, ammesso e non concesso che esista, ma non li vedo. Ci pensa R. Cioè, il comando summary, l'unico che io uso, in realtà è una anticamera che va a guardare che tipo di dato è quello che ho specificato nelle parentesi tonde di summary e ci pensa lui a chiamare la funzione summary giusta. Ultimo del paradigma della programmazione oggetti, la ereditabilità. Siccome io ho incapsulazione e polimorfismo, io posso creare degli oggetti nuovi che ereditano, che sono figli di altri oggetti. Un esempio classico è il data frame. Il data frame è figlio di una matrice, perché ha una struttura per righe e per colonne, ma rispetto alla matrice ha delle marce in più. Per esempio ha i nomi di colonna e i nomi di riga. Una matrice ha solamente i numeri, la prima colonna e la terza riga. E rispetto a una matrice ha un'altra cosa in più, perché una matrice, se vi ricordate qualcosa della matematica del primo anno, se la matrice è di numeri interi, è tutta di numeri interi. Se la matrice è di numeri reali, è tutta di numeri reali. Un data frame, invece, deve essere omogeneo solo entro colonna. Se la prima colonna è un numero intero, deve essere tutta di numeri interi, la seconda colonna però può essere di testo. Okay? Quindi io posso creare prima l'oggetto matrice e poi posso creare l'oggetto data frame che è
vatti a guardare come è fatto la matrice e in più modifichi alcune cose. Questo è successo addirittura due volte, perché con l'avvento di tutto l'insieme di pacchetti del Tidyverse, il data frame sopra al data frame è stato 4 anni fa costruito il table, che hanno preso in giro perché table esiste già, e quindi a table, detto con un certo slang neozelandese, che è la tabella, in italiano sarebbe la tabella con 3B, che è un data frame e quindi anche una matrice, ma per esempio ha la tipizzazione forte, nel senso che voi in un data frame potete metterci dei numeri in una colonna, ma non ci potete mettere qual è l'unità di misura. In un table sì. Quindi, si possono, grazie al meccanismo dell'ereditarietà, aggiungere dei pezzi. No? In questo caso, se avete scaricato il Getting to Know R come pacchetto di dati che c'è nel dataset, provate a giocherellare con l'esempio numero 3. Dopo ci arriviamo su questa serie di esempi, che usiamo per chiudere in bellezza la giornata oggi. Siccome in R tutto è un oggetto e siccome abbiamo eredità, polimorfismo, eccetera, eccetera, abbiamo anche delle conseguenze che possono essere vantaggiose, ma se uno non se ne ricorda possono essere fonti di casino. R è vettoriale. Cosa vuol dire? Vuol dire che R dà per scontato che qualunque contenitore di dati voi stiate usando, lo scalare, il vettore colonna, la matrice, il data frame, il tipo, quello che volete, sia un iterabile, cioè non sia scalare, sia costituito da più contenuti. L'idea è quella della differenza tra un numero intero e una colonna di numeri interi. Uno scalare intero per comodità, piuttosto che un vettore colonna di scalari. R dà per scontato che tutto sia iterabile, che tutto sia vettoriale, un array più appropriatamente. Ve ne rendete conto quando vedete in console, torniamoci per un attimo, quando vedete in console, per esempio, torno sull'esempio che ho fatto prima, lo vedete qua, variables, era l'elenco dei nomi di colonna, mi aspetto che abbia più valori, perché le colonne erano 50, 53, no? E infatti, vedete qua le quadre? Quando ve lo scrive a schermo, ve le numera anche in modo intelligente, perché in base a quanto è grosso lo schermo, lui scrive la prima acetone, metti l'acetato, vado a capo, la terza, così non perdi il filo, no? Ma se io gli dico qua, paste, ciao mondo, paste, ciao mondo, ciao, concatenato con uno spazio a mondo, mi viene fuori una stringa di testo, una, scalare, però lui mi mette il numero uno. Per R tutto è un vettore. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che una delle conseguenze di questa cosa, che può creare dei pasticci, è che qualunque variabile è un array. Quindi, se io dico a R di aggiungere 1 a uno scalare, mi fa l'addizione. Ma se dico di aggiungere 1 a una cosa che non mi ricordo più, che è un vettore colonna, lui somma 1 a ogni elemento. Ripete da solo. Giusto per capirci, poi andate a guardare l'esempio numero 4, ma uno delle R è in giro da 30 anni, quindi sono anche le battute su R, che lasciano un po' il tempo che trovano, quindi si è creata una subcultura, e una delle battute più celebri, oltre a quella di non usare getVD e setVD, è in R il comando for esiste, l'abbiamo visto mezz'ora fa, ma è cattiva educazione usarlo. Cosa vuol dire questo? Al di là della battuta. Vuol dire che siccome R ripete da solo, il più delle volte il for non lo si usa. Poi, in certi casi, come l'esempio sui legumi che abbiamo visto prima, siccome le cose da ripetere sono parecchie, allora è meglio usare il for. Cioè, il comando for c'è, lo si usa tranquillamente, ma se avete bisogno di un codice R performante, cioè che vada in fretta, perché avete tempo macchina che pagate, piuttosto che avete bisogno di un qualcosa che vada veloce a fare i conti perché sono dei sistemi che lavorano in tempo reale e così via, allora lì il forno lo usate e usate questo meccanismo di riciclo. Succedono delle cose strane, qua vi mando verso l'esempio numero 5, cioè siccome R ripete, se voi volete sommare
un vettore che ha dentro due elementi a un vettore che ne ha dentro quattro, vuol dire che il vettore che ne ha dentro due viene ripetuto. Lo vediamo poi nel dettaglio, l'esempio numero 5. Qualcuno chiedeva, ma come cavolo si fa a sapere tutti i comandi R? E abbiamo visto cheat sheet da una parte, ma di nuovo, ancora prima dei cheat sheet, molti comandi hanno dei nomi che ci si arriva con un po' di buon senso, oppure hanno dei nomi che arrivano da elementi culturali che, se arrivate da Windows, ahimè non avete, che sono quelli che risalgono agli anni 60, ai primi sistemi Unix. Anche qui sono le battute. Every cat has a head and a tail. Cosa vuol dire? Ovvio che ogni gatto, ve lo dice lo zoologo dei vertebrati, ogni gatto ha una testa e una coda. Bene, se voi scrivete cat, che in realtà è l'abbreviazione di concatenate, concatenate, siccome è un comando molto usato, è stato accorciato in cat, vedete tutto l'oggetto. Quindi cat di un data frame, vedete tutto il data frame. Head, vedete le prime sei righe. Tail, vedete le ultime sei righe. Cosa me ne faccio di questi comandi? Provate a pensare cosa vuol dire esaminare, per esempio, una sequenza di DNA molto lunga, cioè un file di testo che è grosso 2 giga. Perché? Perché è un genoma intero. Se voi lo aprite col blocco note di Windows, a parte bervi svariati caffè, probabilmente il vostro computer una settimana dopo è ancora lì che fuma, perché non ce la fa ad aprire un file così grosso. Poter guardare solo la parte finale di un file, solo la parte iniziale o un certo numero di righe, se proprio volete esaminare quei dati, è una possibilità che avete. Il comando head, cat e tail esistono in R ed esistono e funzionano nella stessa identica maniera in cui funzionano ed esistono i comandi head, cat e tail sui sistemi operativi Unix. Cioè, chi arriva da quel sistema operativo lì si aspetta di avere quei comandi, e infatti ci sono. Qual è il problema? Il problema è che per familiarizzare con, l'abbiamo già detto ieri questo, gran parte dei comandi base e del modo di lavorare base, il piping, attaccare i comandi fra di loro, beh, andate a fare un giro. Abbiamo citato ieri Richard Stallman, uno dei padri del software libero, questo e quell'altro, è Eric Steven Raymond, altro padre del software libero, il suo sito web è veramente brutto, ma è pieno di cose molto interessanti. Se andate a farci un giro, c'è un sacco di raccontini, storielle, cretine, travestite da raccontini zen, per ricordarsi un po' quali sono i comandi base di Unix, ma che trovate anche uguali. Pacchetti, qua vado via veloce perché ne abbiamo già parlato, abbiamo cominciato proprio così stamattina con un po' di domande, no? Vale la metafora del libro, qua copiata da uno dei tanti testi esistenti su R in forma di diagramma di flusso. Devo aprire un file Excel, mi serve quella funzione lì, ma quel pacchetto lì ce l'ho installato? No, te lo installi e poi lo usi. Ce l'ho installato? Sì, l'ho installato il mese scorso. Bene, lo usi. Il libro l'hai già comprato. Quindi su questo vado via veloce perché è un concetto che abbiamo già visto. Piuttosto ragioniamo in termini di, ma quali sono i pacchetti aggiuntivi che quasi sempre si usano? Beh, i primi due di sicuro sono readXL e ggplot2. Li abbiamo già visti in gioco. Una volta, prima che comparisse readXL, era molto usato il pacchetto foreign, c'è ancora, stranieri, no? Che è il pacchetto che permette di leggere i formati più comuni usati da altri programmi di statistica. Per esempio, se voi avete un collega, ne ho un paio, che lavorano con SAS o con SPSS, loro salvano i dati o i risultati nei formati proprietari di SAS SPSS, e poi mi passano i dati e mi guardano stupiti dicendo: ma come, tu non ce l'hai SAS? No che non ce l'ho, non vedo perché debba spendere 20.000 euro all'anno per delle cose che può fare gratis R. E ma come cavolo fai a leggere i file? Io li posso salvare solamente in formato SAS. Frega un cazzo, c'è il pacchetto foreign. Ok, quindi il pacchetto di compatibilità. Se dovete fare statistiche strane, ci sono pacchetti per le statistiche strane. Parlavamo ieri di statistiche circolari, ce ne sono addirittura due, c'è CircStats e Circular.
A me piace di più circular. Perché uso circular? Perché mi piace di più. Fanno le stesse cose. In molti pacchetti che aggiungono funzionalità R succede questa cosa. Per esempio, citavo prima l'analisi multivariata. Se dovete fare analisi multivariata, dalle componenti principali al multidimensional scaling, alla cluster analysis, quello che volete, i pacchetti più diffusi sono due, AD4 e Vegan. Fanno le stesse cose. È come la grafica, no? Potete usare la TICE, potete usare ggplot2, il grafico lo fate, spesso e volentieri bisogna stare lì a guardarli bene una volta che sono stampati per capire se è stato fatto con un pacchetto piuttosto che con l'altro, perché i risultati sono assolutamente identici, no? È casomai diverso il modo di lavorare, quindi potete anche scegliere qual è lo strumento che vi piace di più. Se vi date la bioinformatica, potete usare Bioconductor, che addirittura vi trasforma completamente l'ambiente di lavoro R e diventa addirittura simile a un altro programma per computer che è Bioconductor. Quindi è un sistema complesso di analisi per bioinformatica, genomica, proteomica, emolomica, costruito sopra R, ma R non c'è più. Quindi potete veramente farne tutti i colori. A me è capitato, 2 anni fa, abbia fatto BirdScan R, che è un pacchetto che permette a qualunque installazione R di gestire dei dati, ricordate, qualche giga al giorno, che vengono prodotti da dei radar a scansione verticale che si usano, che si sta cominciando a usare, anche perché costano come un sequenziatore, per studiare la migrazione degli uccelli. No? Al momento ce ne sono circa 400 installati da Israele al Colorado, quasi sempre in tutto l'emisfero settentrionale. In America studiano le migrazioni che sono quasi sempre est-ovest, con le montagne rocciose di mezzo, qualcuno va in Sud America, ma pochi. In Europa e Africa sapete anche voi che strada fanno gli uccelli per migrare. E sono dei dati strutturati in un certo modo, e siccome la struttura è quella, si è scritto, si è inventato un tipo di dati, programmazione a oggetti, che permette di dare dei comandi specializzati senza diventare troppo matti e gestire senza fare troppa fatica queste grandi quantità di dati. Ricordatevi quest'unico comando. Adesso sono sempre più di moda i forum sul web. 20 anni fa si lavorava con la posta elettronica, questa è diventata un meme, è diventata una frase celebre, nel senso che è la risposta che ha dato Barry Rawlinson, uno degli sviluppatori, mi è appena andato in pensione, di R, cioè uno di quelli che scrive R, non i package, e sulla mailing list, quindi roba letta da milioni di persone, rispose a un utente che aveva chiesto una cosa tipo ma cosa fa il comando ls, ha risposto così: this is all documented in the, la F, potete metterci quello che volete, da fantastic a fucking. No? Di solito la lezione è la seconda, ma in buon anglosassone si dice effing. È tutto documentato nel fottuto manuale. Quelli che scrivono il fottuto manuale non hanno voglia di scrivere il fottuto manuale una seconda volta, quindi leggi il fottuto manuale. No, detto in maniera un po' brutale, ma rende l'idea. A differenza di molti altri programmi per computer, siccome non è un software commerciale, ma è scritto da chi lo usa, tanto per cominciare, c'è anche la documentazione è eccellente, nel senso che molte delle pagine di manuale che vi compaiono in basso a destra, in RStudio, addirittura hanno la bibliografia, che non è che è stata messa a caso, vuol dire che qualcuno ci ha ragionato su quella bibliografia, perché magari vengono messe in pratica, vengono implementati, come si suol dire, determinati metodi statistici pubblicati a livello teorico. No? L'ELP di R, questa non è mia, è di alcuni miei colleghi che fanno fatica, e posso capirli, è difficile da capire. Cioè la cosa più difficile di R è venire a capo del sistema di documentazione, che, mi rendo conto di essere banale e monotono, è identico a quello che trovate su qualunque sistema Unix. Ma se voi Unix non avete mai usato, è una cosa abbastanza ostica da capire. È questa paginetta qua, punto di domanda, comando. Quelle pagine sono tutte strutturate nello stesso modo. Cioè hanno la scritta hard documentation in alto a destra e hanno il nome del comando e tra graffe il package a cui quel comando appartiene. Se non avete caricato quel package non potete accedere ai comandi e neanche alle pagine di manuale. Quindi se voi volete sapere come funziona il comando ggplot e non avete fatto library tra parentesi ggplot2,
punto di domanda ggplot vi dice non ho trovato niente. Okay? Quindi quando voi caricate un package non caricate solo i comandi, caricate anche i dati per gli esempi e le pagine di help. No? Perché i dati per gli esempi? Perché alla fine di ogni pagina di help, io di solito faccio così, quando leggo una pagina di help vado subito alla fine, perché c'è del codice R che potete copiare e incollare e funziona. Se voi siete gli autori di un package e non fate così nelle pagine di help, il vostro package non viene accettato dal sistema R. Perché? Perché chi sta imparando R, voi per esempio o io 20 anni fa, dovete poter imparare. Una pagina di manuale segue sempre obbligatoriamente quella struttura che vedete qui nella slide. Sempre. Cioè, se voi non fate una pagina di manuale rispettando questa norma, il vostro package non entra in R. Viene rifiutato. È come se voi scriveste un articolo senza bibliografia o senza materiali e metodi, per capirci. Quindi, la documentazione è fatta veramente bene. Come, ve l'ho fatta vedere ieri, le pagine di manuale di Unix, brutte ma efficienti. Quindi il problema qual è? Di nuovo la metafora della Rawlings mi funziona, no? Si tratta di imparare quel minimo di parole magiche, no? Poi usandole piano piano memorizzate, non le memorizzerete tutte. Anch'io lavoro con i cheat sheet, anch'io prendo Google e mi metto a cercare cosa fa quel comando, o se qualcuno ha già scritto del codice per risolvere quel problema. E adesso che c'è in giro ChatGPT e affini, chiedere a un'intelligenza artificiale generativa di scriverti il codice R per fare questa e quest'altra cosa, vi giuro che funziona. Casomai quel problema è capire cosa fa quel codice, no? Ma le cose le fa. Quindi potete anche non ricordarvi lo spelling esatto, dalle maiuscole e le minuscole, perché? Perché il modo per andare a cercare nel manuale senza sapere la parola giusta è, invece di battere il punto di domanda, batterne due. Help search. Help.search comando. Siccome è molto usato, se la forma abbreviata di help è punto di domanda, la forma abbreviata di help.search è punto di domanda, comodo, no? Quindi, mettendo un po' a sistema, perché mezzogiorno incombe, i concetti che abbiamo visto e rivisto e che rivedremo fino alla nausea di nuovo domani, è: ma allora come si lavora? Beh, cerca di definire una strategia di programmazione, e questo esula dalla programmazione in R, l'abbiamo visto ieri, è proprio una parte fondante che non dipende dal tipo di linguaggio, dal tipo di computer o dal tipo di dati, no? È decidere tu cosa far fare alla macchina. Se poi ci decliniamo nello specifico del linguaggio R, fai uno o più script, che quasi sempre è più comodo se lavorano così. Prima chiami tutti i package che ti servono, che vuol dire che non è che devi saperlo subito che ti servono tutti quei package, lo fai in corso d'opera. Cioè, tu a un certo punto scopri che devi analizzare, che devi fare quel tipo di analisi, ti fermi, torni all'inizio dello script e metti library, bla bla bla. Avete tutti avuto a che fare, se siete qui, con la scrittura di una tesi. Non è che cominci a scrivere dall'introduzione e finisci scrivendo le conclusioni. Lo fai anche con un paper, no? Quando scrivi un paper, magari cominci a scrivere i materiali e metodi. La discussione la scrivi dopo aver scritto i risultati, no? Materiali e metodi magari puoi scriverlo già prima di avere tutti i risultati, perché hai deciso di usare la metodologia lì. L'introduzione magari la scrivi per ultima, perché hai ben chiaro il quadro e contestualizzi. Lo stesso approccio conviene usarlo per scrivere il codice. Il fatto che tu sia già alla riga 10 non vuol dire che la riga 1 non puoi più toccarla, no? Quindi quello che abbiamo visto nella prima parte della mattinata, ieri pomeriggio, quell'analisi grafica sul dataset dei legumi è un esempio. Quello è lo script finito, ma per arrivare a quello script finito ci sono stati diversi passaggi che non hanno più lasciato traccia, e ho cercato di farveli intravedere. Quasi sempre, se avete a che fare con delle procedure di analisi un pochino più articolate, cioè quelle tipiche della vita di tutti i giorni, di chi fa data science, conviene sempre avere due script. Uno che si occupa di acquisire i dati e di metterli in ordine, e poi li scrive su disco in formato R.
Dopodiché c'è un secondo script che fa l'analisi dei dati vera e propria. Questo perché? Perché quello che mi importa, magari, il più delle volte, è poter rifare quella procedura di analisi. Ripetere sempre la stessa procedura di analisi, che non cambia. Ciò che cambia sono i dati. Ma magari nel corso degli anni, su una dimensione temporale di 20 anni, cominciate a apprezzarle queste cose. Le macchine cambiano, le tecnologie cambiano, ma il tipo di analisi è sempre lo stesso. Quindi avere due script in cui disaccoppio l'acquisizione e il condizionamento dei dati dall'analisi mi permette quello che si chiama in gergo future proofing. Cioè, la mia parte di analisi è quella che è, perché ho deciso io che mi va bene quella, ma proteggo il mio sistema di analisi dall'evoluzione tecnologica di quello che produce i dati, perché c'è un altro script che me li prepara. E a questo punto, se mi cambia il software che ho sullo strumento che mi produce i dati e da domani me li produce in un formato diverso, non c'è problema. Io non devo riscrivere tutto il mio sistema di analisi, devo scrivere solamente la prima parte che acquisisce i dati. No? Dovrò chiamare prima lo script che acquisisce i dati, quello nuovo, e poi torno alla mia solita procedura. Sono tanti modi per mettersi comodi. Sempre riassumendo, in pratica cosa vuol dire? Beh, stampatevi questa slide, ritagliate la parte di sinistra, applicatela sul muro, perché più delle volte quando si affronta un problema nuovo di analisi dati è abbastanza tosto, perché? Perché è la prima volta, no? Ma una volta definito il problema, paperella di gomma a portata di mano, sugli schermi piatti è un po' difficile mettere in equilibrio, ma se avete qualche collega che odiate particolarmente potete rovinare un'amicizia che non è mai cominciata usandolo come cavia, no? Quando sviluppate una possibile soluzione, pensate sempre a una soluzione alternativa, meglio due o tre soluzioni alternative, almeno un piano B ci vuole. Questo perché? Perché non siete ancora sicuri che quello che volete far fare al computer programmandolo in linguaggio R funzioni. Magari scoprite che non c'è il comando, o che il comando c'è ma non fa quello che volete voi. Quindi magari avere in mente una soluzione alternativa che magari è più lunga, che magari è più macchinosa, che magari richiede dei passaggi in più o un approccio diverso, perché no? Perché tanto non importa, almeno in fase iniziale, che voi abbiate scritto il miglior programma in R del mondo. Levatevelo dalla testa, non è un buon modo di ragionare. L'importante è che voi abbiate una procedura di analisi che porta a casa il risultato. A migliorarla si fa sempre in tempo. Leggete molto codice in R. Sì, lo so, è ridicolo, ma se voi andate a guardare dagli altri 25 passa migliori di utenti come loro hanno risolto quei problemi, Stack Overflow, per esempio, è un forum web in cui ci sono anche dei thread relativi a problematiche in R, e siccome le risposte vengono votate come tutti i forum, state attenti alla risposta che ha il segno di spunta verde sulla sinistra, perché è quella che la maggior parte degli utenti che sono passati prima di voi hanno riconosciuto come buona soluzione al problema. Dei cheat sheet ne abbiamo già parlato, usate quelli, teneteveli lì sulla scrivania, non c'è da vergognarsi se c'è una documentazione da leggere, se l'hanno fatta vuol dire che ha un senso. Commentate il vostro codice, perché serve a voi stessi, quelli del futuro, a voi stessi fra 2 settimane. Se avete un minimo di demoralizzazione da R, succede sempre quando imparate a programmare, ricordatevi che c'è una persona che ne sa più di voi di R, siete voi a settembre, se fate i compiti delle vacanze e lavorate poi in R. Non abbiate paura a condividere il vostro codice R. In R Studio sono delle funzioni, soprattutto se usate i notebook, ma li vedremo domani, che vi permettono di pubblicare a gratis su RPubs, per esempio, che è un sito web parecchio frequentato, il vostro codice R. Poi, è un po' come quello che fanno i fisici che usano i preprint server, no? Che preparano quello che secondo loro potrebbe essere l'anno prossimo un paper, e invece di farsi massacrare dai referi lo mettono lì all'aperto, in modo che altri colleghi fisici perfetti sconosciuti lo leggano e magari diano dei suggerimenti, facciano già un referaggio in corso d'opera. Si fa in molti campi scientifici, è una prassi,
nell'area biologica non lo è così tanto, nella biologica biomedico-naturalistica non lo è così tanto perché siamo tutti un po' egoisti noi altri, no? Ma è un buon modo di fare. Il fatto di pubblicare il codice in certi casi è molto meglio e molto più informativo che pubblicare un paper. Casomai quello è il culmine e adesso si possono pubblicare i data paper, si possono depositare dei set di dati e procedure, per esempio su Zenodo, che è il CERN di Ginevra, mi è capitato un paio di volte, non hanno ancora un impact factor, però per esempio alcuni lavori di data paper vengono molto citati perché quella è la procedura che altri trovano comodi. Quindi ci sono diversi modi per leggere e scrivere R. Siamo su mezzogiorno, la parte teorica ce l'ho fatta farla a rotta di collo, quindi se avete domande sono qua. Giusto per domani, programma della giornata, proviamo a guardare un po' di casi reali, magari quelli che vi ho proposto nel pacchetto, facciamo conoscenza con R, example 1, example 2, example 3, provateci un po' da soli. Quando li aprite vedrete che non solo sono molto corti, ma è più il commento che il codice. Meglio sarebbero se fossero dei notebook, però una cosa alla volta, perché di notebook parliamo domattina. Domande? Prego Marta. Marta, ho visto una mano alzata. Problemi di microfono? O problemi di audio miei? Non so, vedo una mano alzata di Marta, ma non sento. Ah, ecco, ok. Che potrei avere io proprio il microfono. Intanto magari se lo scrivi nella chat, se c'è qualcun altro che ha domande. Prego, Domenico. Salve. No, volevo chiedere. Prego, Domenico. Volevo chiedere se noi abbiamo due file differenti, no? Due file Excel differenti. Sì. E i valori che troviamo in un file e vogliamo unirli, possiamo dire, insieme all'altro file, per magari rapportarli, fare una media, deviazione standard. Possiamo farlo con R o dobbiamo prima creare un unico file che unisca tutti i dati che abbiamo e poi portarlo in R? Aspetta, perché mi sto scrivendo una cosa, perché domani guardiamo un esempio di questo tipo. L'ho detto ieri mattina, ma ho detto talmente tante cose che è molto facile perdersi via. Siete automaticamente scusati. A differenza dei programmi di statistica tradizionali in cui file apri, come in Word, no? In R tu puoi aprire quanti file vuoi. Puoi avere tanti data frame quanti vuoi. Per darti, domani vediamo un esempio in cui i dati ce li ho in due file diversi e devo metterli insieme. Ok, ok. Devo fare, se avete un minimo di pratica con l'algebra relazionale, che è il modo formale per lavorare con le basi, con le banche dati, qualunque banca dati, l'algebra si chiama algebra delle relazioni, è una cosa con cui perseguitano gli studenti di informatica fin dal primo anno, cioè ho visto dei corsi di informatica triennale che hanno basi di dati 1, basi di dati 2, basi di dati 3, a me è toccato insegnare un basi di dati 1 un po' di anni fa, mi sono divertito come un pazzo, sarebbe bene che ce lo insegnassero anche a noi scientifici in generale, non informatici, perché ti aiuta tantissimo per capire come organizzare i dati, ma se volete ho degli esempi anche su quello. L'idea è quella comunque dell'operatore di giunzione, cioè di fare quelli che si chiamano join. Se avete lavorato con delle banche dati dovrebbe essere familiare, se no ricordatemelo che è un concetto che possiamo vedere. Cioè voi, se usate il programma di statistica classico, dovete fare delle cose prima, ammazzate col foglio elettronico o a mano, perdendo ore e ore e ore e ore, per appiccicare insieme, arrivederci Erminia, domani, per appiccicare insieme subset di dati differenti. Siccome chi ha creato R arriva dall'area delle banche dati, Robert Gentleman in particolare e Hadley Wickham oggi, ci sono